Bonsoir. Facciamo un po' la musica. La music. La music, the music. Allora, ciao a tutti. Bassiamo ancora un po' il volume, che ho le cuffie che stanno esplodendo. Buon giovedì, ultimo giorno di settembre. Passa il tempo quando ci si diverte, soprattutto lavorando. È stata una settimana un po' impegnativa questa, devo dire. Sono superato, ho fatto un corso su testing, su JavaScript, React, e poi sono passato a C Sharp, ho guardato un po' Delphi. Ho una confusione in testa di linguaggi, di tecnologie, che a momenti mettevi punti e virgola dove non servivano, apici, doppi, singoli, tripli, quadrupli, un disastro. Tutto bene, speriamo di sì. Ho lasciato un po', mettiamo giù il nostro Spotify fuori dalle scatole, lo lasciamo lì giù in sottofondo. E allora, quindi questa settimana abbiamo come programma il tentativo di riuscire a provare a terminare il famoso gioco, ma direi che manca pochissimo, quindi sono fiducioso che ce la faremo, dato che sono 2 settimane che ci stiamo lavorando, non ininterrottamente, ma per un paio d'orette al giovedì, però, come dire. E tra l'altro mi è tornato comodo il codice di questo gioco, perché l'ho usato anche come esempio in un corso, quindi ormai, come dire, potrei essere esperto del gioco dell'impiccato, come l'abbiamo ribattezzato noi, il gioco dell'omino nel cestino, e quindi proviamo a buttarcelo stasera questo omino nel cestino. Io non sono assolutamente preparato in nulla, quindi proprio improvvisiamo nella maniera più assoluta. Cerco di trovare un po' un bilanciamento dell'audio, così mi sento bene. Quindi riprendiamo le prodezze delle settimane scorse. Allora, abbiamo fatto una prima puntata dove ci siamo divertiti, almeno io mi sono divertito, poi non so, voi non so, ma a stendere la logica di questo gioco dell'impiccato, quindi mettere giù dei tentativi, le vite, le opzioni, andare a prendere una parola segreta, cercare di indovinarla, fare la visualizzazione completa, mascherata, salvare i caratteri che il giocatore prova, come dire, a indovinare. Quindi ci siamo dilettati nella scrittura della logica. Poi la settimana scorsa abbiamo proseguito questa parte, fatto qualche modifica, e qualcuno la farò anche stasera, perché ho avuto un paio di idee, ho visto nel riproporre questo esempio in un altro contesto, ho avuto un paio di idee che secondo me conviene rivedere, ma molto veloci, e comunque diciamo che andrebbero anche poi a dimostrare l'obiettivo, il vantaggio di avere adottato un approccio con i test, proprio perché la presenza di questi test ci garantirà che le asserzioni che andiamo a fare, ovvero le cose che andiamo a controllare tramite i test, rimarranno valide, ovviamente se scriviamo la logica correttamente, pur rifattorizzando il progetto. Quindi saranno appunto uno strumento per poter fare un po' di migliorie alla logica, tutto in funzione poi della costruzione dell'interfaccia grafica, che faremo ovviamente con FireMonkey, quindi compatibile con Windows, con Mac, con Android, con iOS. Ok, non sarà un capolavoro, penso, di grafica, magari adesso metterò uno sfondo, vedremo, come dire, strada facendo, però cercherò ovviamente di fare il possibile per fare una cosa che sia guardabile almeno all'occhio, almeno un minimo di gusto, anche se non sono un esperto di UX, ma come dire, l'importante è che riusciamo a giocarci e quindi a completare un po' il giro. Poi, siccome qualcuno l'aveva chiesto,
sia qui che in altri spazi. L'intenzione è anche quella di mettere, poi rendere disponibile open source il codice, così se qualcuno si riguarda i filmati o qui con video on demand, oppure siccome poi magari a un certo punto spariranno, io lascio anche il link all'attuale canale YouTube dove pian pianino li sto, adesso sono in pari, anzi li sto ripubblicando così rimangono, come dire, rimangono lì e qualcuno se li può andare a vedere. Chiaro che seguire una live un po', soprattutto quando il tono rimane un po' leggero, non è come guardarsi un video di 2 ore e non li vado a editare, quindi li carico un po' così come sono. Però skippando e quindi andando a vedere l'essenziale, è chiaro che con un pochino di tempo uno potrebbe, come dire, approfondire un esempio, un'implementazione e imparare, come dire, qualcosina. Oppure, chiaramente la mail, i contatti, i commenti sono sempre aperti, quindi se ci sono delle proposte di migliorie, ben vengano. Tanti miei canali social, non mi ricordo se ho messo anche il comando social, beh, ho fatto prima, ho fatto il Linktree, così se poi qualcuno vuole, come dire, andare a contattarmi, ci sono tutti i social, tutti i riferimenti, quindi anche poi per, come dico sempre, per suggerimenti o cose eventualmente che si potrebbero fare in un futuro, lo spazio è sempre aperto per idee e per fare delle nuove live. Qualche idea ce l'ho al momento, però, come dire, se ci sono delle proposte, a volte ne metto alcune davanti rispetto ad altre, perché magari dico, ma sì, magari questa la tengo come riserva e questa poteva essere interessante. Quindi, che facciamo di bello? Ci andremo ad aprire il nostro bel progettino, il nostro gioco, laddove l'avevamo lasciato l'ultima volta e riprendiamo a lavorarci sul codice e non solo, in questo caso, perché andremo anche a vedere un po' di interfaccia grafica. Allora, vado a cambiare la visualizzazione così ci riusciamo a vedere meglio. Vediamo un po', screen più cam. Gnac. Ok, perfetto, questo effetto speciale di transizione. Quindi avevamo già messo giù un pochino di roba l'altra volta, ma poi andremo a rivedere perché, se non ricordo male, l'avevamo fatto più che altro per testare che quel servizio di recupero della nostra parola da indovinare, che l'avevamo fatto con un servizio esterno, effettivamente funzionasse correttamente. Quindi ci eravamo fermati lì e avevamo buttato giù un po' di interfaccia, ma in realtà quello che volevo fare era andare un attimo a rivedere la logica del gioco per, come dire, magari rendendolo un pochino che si veda un po' più meglio, come si dice, un po' più grande. Avevamo fatto, sì, più che altro questo, ho vinto, sto giocando, di fatto ripensandoci a posteriori. Sono degli stati del gioco che sono, come dire, mutua esclusione, cioè, ovvero, ok, cioè, se sto giocando potrei aver terminato e aver vinto, però, diciamo, la mia idea, e avevo anche già preparato una unit apposta, è quello di semplificare tutto mettendo un unico campo, che in questo modo, come dire, la logica si va anche semplificando nettamente, perché avevamo un sacco di funzioncine che andavano a vedere di volta in volta lo stato, a che punto era, quindi uno stato solo che indicasse praticamente qual è l'attuale fase di gioco, ovvero siamo in attesa oppure stiamo giocando, l'utente ha vinto e l'utente ha perso, quindi questo era un po' il punto. Quindi qui avevamo fatto una unit che si chiamava type, se l'avevamo lasciata vuota. Ci andrei ad aggiungere questo, come potremmo chiamarlo, game status, cioè lo stato di gioco, cosa stiamo facendo al momento, e direi che farei una cosa del genere, tipo
Idol Playing One, ho vinto, anzi facciamo prima perso e poi ho vinto, una cosa del genere. Quindi, per identificare le varie fasi in cui ci troviamo, perché a seconda di queste fasi poi la nostra interfaccia si comporterà un po' di conseguenza. Quindi qui abbiamo il nostro gioco, secondo me la unit l'avevamo già importata, forse sì, forse invece no. Quindi andiamo ad aggiungere, facciamo ad aggiungere all'ambiente, scegliamo questo come progetto attivo e gli facciamo aggiungere la unit types nell'interfaccia, perché dovrò usarlo nella classe che rappresenta il nostro gioco. Quindi qui avevamo tutta la nostra bella classina con tutte le informazioni sul gioco. Quindi che andiamo a fare di bello? Andiamo praticamente a prendevo un po' spunto dalle correzioni che ho fatto al gioco in realtà altrove, quindi sono come dire, ok, vediamo, avevamo messo questi stati, ok, won, lost, quindi avevamo da un lato il numero di tentativi e questa è una cosa. Poi abbiamo i caratteri che andiamo a giocare, abbiamo le opzioni tipo numero di tentativi che mettiamo a disposizione. Quindi al posto di playing, al posto di won, io lascio la secret word, ma metterei questo status, T-game status, che identifica, come dire, lo stato del gioco in cui ci troviamo. Quindi questo è un po' il concetto. Avevamo quindi uno start, qui ci sarà un pochino da sistemare un po' queste varie parti. Allora qui c'è il nostro, come dire, costruttore, che non ha bisogno di interventi particolari dal mio punto di vista. Avevamo anche il destroy, quindi giusto per ripassarcelo un attimo, avevo creato un dizionario, ma solo perché è più veloce nelle ricerche, dove mettere i caratteri che l'utente ha già giocato, quindi usando come chiave una sorta di hash table i caratteri che l'utente gioca, in modo che andando poi a vedere quali sono riusciamo nella parola a evidenziare quelli indovinati da quelli ancora da indovinare, che invece mettiamo come un underscore. E poi abbiamo le opzioni, che è un oggetto molto banale che praticamente al momento consente di configurare quanti tentativi andare a, con cui possiamo indovinare la parola. Il default era 8, qui ho messo 6, non so perché, ma mettiamo 8, mettiamolo ovviamente uguale, quindi partendo da 8 ma potenzialmente andandolo a modificare. Ovviamente il destroy, il distruttore, va a distruggere gli oggetti che sono creati all'interno del nostro gioco. Questo get chars praticamente va a estrarre dal dizionario le chiavi, cioè i caratteri, e forma un array nel caso ad esempio dall'esterno volessimo sapere quali sono i caratteri che l'utente ha tentato fino ad ora. Poi il masked word era quella parte di codice che faceva il giochino di ciclare tutti i caratteri della parola segreta. Quindi se il nostro dizionario dei caratteri che abbiamo tentato di indovinare fino ad ora contiene il carattere, lo mostriamo, altrimenti al suo posto mettiamo l'underscore. Quindi andiamo a fare la stringa, che è poi quella che vedremo praticamente sempre dal punto di vista dell'interfaccia di gioco. Altra cosa che andiamo a fare è lo start. Ad esempio qui nello start mancava un controllo in testa, ovvero per avviare il gioco bisogna che il gioco non sia già, come dire, in esecuzione. Quindi abbiamo aggiunto la nostra, scusate, non note, ma come dire, se stiamo già giocando, quindi diciamo che if lo status è game status playing, allora usciamo, perché non possiamo avviare una partita più di una volta, ma prima dobbiamo come dire, sospenderla e poi dopo ripartire. Quindi qui abbiamo, mentre se non stiamo giocando vuol dire che o siamo in attesa, abbiamo perso, abbiamo vinto, comunque possiamo avviare a questo punto una nuova parola. Quello che accadeva era che andavamo a invocare il nostro word generator,
che noi specifichiamo qui, ma potremmo mettere anche direttamente nel costruttore. Questo la metto all'inizio perché nel caso non andasse a buon fine, così interrompiamo l'eccezione, interrompe direttamente la nostra logica, perché il resto sono fondamentalmente solo delle assegnazioni, quindi difficilmente avremo un errore in queste fasi. Quindi cosa andiamo a fare? Prendiamo una nuova parola, la mettiamo in maiuscolo, i caratteri li gestiamo sempre in maiuscolo, sia quelli che tenterà il giocatore sia quelli che arrivano da fuori, per evitare di dover fare dei confronti. Poi non ha senso in ogni caso avere maiuscole e minuscole, perché è una parola, quindi in questo caso non dobbiamo indovinare, è sufficiente che indoviniamo la lettera, e maiuscolo e minuscolo non ci interessa. Impostiamo come da opzioni il numero di tentativi per indovinare, svuotiamo la nostra lista, il nostro dizionario dei caratteri che l'utente ha tentato di giocare, perché si riparte da zero, e qui che c'era questo scambio di flag, appunto, semplifichiamo andando a mettere semplicemente lo stato del gioco nello stato che abbiamo verificato prima, ovvero playing, cioè qui si inizia a giocare. E poi c'è questo status change che dice, segnala che lo stato del gioco è cambiato. Allo stesso modo qui abbiamo il nostro quit, quindi anche qui cambiamo leggermente questa condizione, non abbiamo più il flag playing, ma abbiamo che se lo status è diverso da playing, giusto? Cioè se non stiamo giocando, allora è inutile che ci arrendiamo, perché non abbiamo un gioco in corso, dobbiamo semplicemente ovviarne un altro, ma non è che dobbiamo arrenderci da un gioco fermo. Abbiamo i tentativi da impostare, qui non veniva fatto, ma andiamo a impostare i tentativi a zero, in modo che è un po' come dire, come automaticamente esaurirli tutti, quindi se mi arrendo arrivo direttamente alla fine del gioco. E qui c'è sempre questi due flag che cambiamo uno stato ogni volta, ne abbiamo sostituiti con uno solo che fa lo stato, e quindi dal momento in cui ci arrendiamo vuol dire che lo stato del gioco va in lost, cioè abbiamo perso, punto, e non c'è niente da fare. Poi avevamo il try char, ovvero provo a giocarmi un carattere, quindi l'utente si gioca anche le mutande nel tentativo di... Allora, qui ovviamente dobbiamo rivedere questa condizione, solo cambiando, non abbiamo più il flag playing, ma dobbiamo semplicemente fare il controllo che facciamo qui sopra, ovvero dire che se non stiamo giocando usciamo, perché non puoi scommettere su un carattere a meno che una partita non sia in corso. Questo direi che è abbastanza intuibile come logica. Ovviamente abbiamo anche il carattere che prendiamo, lo trasformiamo in uppercase, così siamo sicuri che sia maiuscolo. Se il nostro dizionario dei caratteri contiene già quel carattere, usciamo, nel senso che non ce lo giochiamo, un po' come se io andassi accidentalmente a premere lo stesso tasto più di una volta. Diciamo che in maniera trasparente salviamo l'utente dal bruciarsi un tentativo giocando un tasto che ha già giocato. Quindi in questo caso, visto che i caratteri sono le nostre chiavi, noi usciamo, altrimenti il carattere viene giocato, quindi a tutti gli effetti questo tentativo va a buon fine, e che vuol dire che il nostro dizionario dei caratteri F-Chars, in questo caso andremo ad aggiungere il carattere come chiave e il valore che non ci interessa, o mettiamo lo stesso carattere, o in questo caso ho messo un carattere null perché non mi interessa il... Oh, ciao Fubit, ben arrivato. Oh, questa volta non mi scorderò assolutamente, anzi lo farò subito. È comodo, però hai abbreviato, non vale. Vado a fare subito uno shoutout, se l'ho scritto bene, a amico Fubit, che quando mi attardo nel lavoro e arrivo, faccio le ore piccole, a un certo punto mi collego e gioca a giochi retro, però di quelli belli, quelli vecchi che nessuno considera più tranne i nostalgici, perché sanno il vero valore
di questi giochi della loro. E quindi stavolta mi sono ricordato, perché tutte le volte mi dimentico di fare shout out a quelli che passano, perché sono impegnato a scrivere il codice, ma effettivamente ci sta, perché giustamente vengono a trovare, e quindi e secondo me lo fanno sempre incredibilmente, quindi per cui se volete rilassarvi, a volte anche nel pomeriggio mi sembrate di averlo visto una volta una live in corso passando per caso su Twitch, quindi andate a dire vecchi giochi del Commodore 64, ma anche qualche arcade, quindi per cui commentati un po' dal vivo, quindi di solito ci si diverte, perché io a volte ho paura a passare perché so che se c'è qualcuno con cui chiacchierare dopo non vado più a letto, e quindi che se passo devo rimanere per forza a lungo, quindi mi metto a qui, fate una capatina se vi piacciono i giochi classici. Ok, quindi siamo sulla logica, siamo sul pezzo, qui è finito il file, quindi direi che abbiamo scritto più o meno tutto, ci abbiamo solo un paio di correzioni da fare, ovvero quindi ci giochiamo il carattere, quindi se la parola non lo contiene ci si decrementa alle 14:30, sì, la sera dopo le 23 sei più costante, lo so, infatti quando ogni tanto dico boh, andiamoci a vedere un po' di giochini, perché effettivamente quando tutte le cose, tutti giocano dei giochi un po' impegnativi, e quindi non mi piace, come invece quando sono dei giochi che sono delle mie memorie è più bello vedere alcuni anche impegnativi. Mi ricordo una serata Commando, dove con questo sul Commodore 64 sembra fosse Commando e sparavi all'impazzata, bombe di qua, bombe di là, gente in moto, e lì secondo me il Commodore 64 moriva per fare un gioco così, e c'era un attimo di concitazione che non si riusciva a mettere in pausa neanche un momento. Comunque è bellissimo l'azione, un'azione, un momento di azione totale. Quindi qui decrementiamo le vite, a proposito di perdere le vite, e quindi se abbiamo ancora delle vite a disposizione usciamo, cioè semplicemente abbiamo registrato il carattere. Il carattere non è stato indovinato, quindi una vita va tolta. Se ovviamente non siamo arrivati a zero, usciamo, altrimenti Bram, ci dobbiamo arrendere, perché siamo arrivati a zero vite, quindi non abbiamo indovinato la parola e a questo punto perdiamo il gioco. Vedremo anche qual è la parola ovviamente che era da indovinare, e il gioco termina. Se invece proseguiamo ancora, vuol dire che il carattere l'abbiamo indovinato, quindi in questo caso l'abbiamo azzeccato. La cosa che dobbiamo controllare è se la parola mascherata, cioè la parola che ha un po' di ai caratteri mancanti e quelli indovinati, è uguale alla parola segreta, perché se sono uguali vuol dire che noi abbiamo azzeccato praticamente la parola, cioè li abbiamo indovinati tutti. Quindi se sono diverse, quindi in questo caso noi perdiamo una vita, abbiamo sbagliato, in questo caso l'abbiamo vinta, ma se non abbiamo indovinato la parola il gioco è ancora in prosecuzione. Altrimenti, che è proprio l'ultima cosa che rimane, possiamo mettere il nostro status del gioco a game status 1 e, come dire, segnalare questa cosa ovviamente a chi dovere, a chi è interessato, e in questo caso abbiamo vinto. Quindi in un caso controlliamo che stiamo giocando, prendiamo il carattere, abbiamo già giocato, facciamo finta di niente, altrimenti ce lo salviamo. Se non l'abbiamo azzeccato dobbiamo controllare se il gioco si deve interrompere perché abbiamo finito le vite, altrimenti guardiamo se non abbiamo vinto proseguiamo, altrimenti abbiamo vinto e il gioco come dire si a quel punto si conclude ed è finito. Quindi queste sono un po' le varie fasi del nostro gioco, come dire, implementati un po' così, ma più o meno questo dovrebbe essere, come si dice in gergo, il giro del fumo, come si suol dire.
Una cosa che adesso dobbiamo verificare è che i nostri test non abbiano bisogno di manutenzione, in quanto abbiamo fatto un po' di modifiche su alcuni flag. Ecco, ovviamente qui nella dichiarazione noi invece che playing one a questo punto molto banalmente mettiamo un bello status che ci dice lo status del gioco e questo è più che sufficiente. Non abbiamo bisogno di una cosa che ci dica se stiamo giocando, se abbiamo vinto. Tanto sono mutuamente esclusivi, quindi alla fine non è per quello che sono andato a eliminarli, perché tanto comunque quando era attivo uno era spento l'altro, o a volte magari era da gestire in sincronia, mentre in questo caso abbiamo uno e un solo campo che ci dice in che stato siamo, se stiamo giocando, se abbiamo vinto, se abbiamo perso, eccetera, eccetera. Diamo una compilata, failed, ok, qui siamo nel caso ovviamente dei test che sono da correggere, ma solo perché abbiamo rimosso delle proprietà. Ad esempio, qui ci dice quando il gioco è creato non stiamo giocando, quindi quello che dobbiamo verificare è più che is false playing che are equal expected. Allora, qui ci dobbiamo andare a tirare dentro ovviamente la nostra types, dove dentro c'è il tipo numerativo con lo stato del gioco, quindi questa roba qui. Tipo numerativo è come un numerico che però assume degli stati, delle etichette che sono associate a delle costanti, quindi un po' come questo è lo 0, 1, 2, 3, però non sono, cioè volendo si possono anche assegnare manualmente, io non gli do dei valori numerici fissi, utilizzo quello e quindi è un po' come assegnare delle costanti. Dunque qui questo lo mettiamo qua sotto, dove ci sono anche tutte le altre sacrosante unit. E quindi dov'è che eravamo qui? Devo controllare più che are equal, are not equal il mio tgame status punto playing e questo è quello che mi aspetto, lgame punto status. Mi aspetto che il mio stato di gioco non sia uguale a playing, quindi che io non stia giocando. Potremmo anche dire verifichiamo che sia in idle, ma l'importante è che non stiamo giocando perché il gioco l'abbiamo appena creato, cioè abbiamo appena creato il contenitore della logica del gioco. Poi qui quando il gioco viene giocato e giochiamo anche i caratteri come dire, corretti, dobbiamo andare a testare che alla fine il gioco finisca, quindi che noi abbiamo vinto o perso, comunque in questo caso is false che lgame status sia uguale a game status playing, cioè qui controlliamo che il gioco termini, quindi non stiamo ancora giocando. Poi avremo la parte dove, eccola qui, dove noi andiamo a controllare se abbiamo vinto, quindi invece che true mettiamo are equal e ci mettiamo quello che ci aspettiamo, ovvero che game status one, che il nostro lgame è il nostro gioco sempre, lo stato del gioco sia ho vinto, perché io cosa sono andato a fare? Ho avviato il gioco con la parola test, metto gioco i caratteri TES, qui dovrei impostare anche possibilmente le opzioni prima di partire con un valore sufficientemente alto, mettiamo 10 che non guasta, anche qui che ho già corretto perché se metto pochi tentativi, ma è anche vero che è una stupidata perché finché gioco i caratteri che ci sono non ho bisogno effettivamente di fare questa cosa, perché io ovviamente indovino sempre perché ho il controllo sulla parola che devo indovinare, quindi se metto test so che questo c'è, la E c'è, la S c'è e la T l'abbiamo già indovinata. Quindi giocando queste tre lettere, arrivato qui mi aspetto che il mio status sia ho vinto. Quindi questo diceva quando il gioco è avviato abbiamo lo stato in playing. Quindi qui invece che controllare playing andiamo a vedere questa musichetta. E qui mi sto confondendo con C Sharp perché ho fatto troppe e con JavaScript. Troppi linguaggi ho mescolato questa settimana. È tutta settimana che mi
mi scappano delle cose fatte così. C'erano ancora altre parti quando il gioco in surrender, quando mi arrendo, the game finish, quindi devo accertarmi che sia false, che lo stato di gioco sia uguale al playing. In questo caso sarà lost, ma c'è, diciamo, game is lost, quindi qui devo controllare che sia true il fatto che sì, vediamo il test sopra ha un po' meno senso rispetto a prima, perché avendo una variabile sola, però diciamo che è sempre un devo controllare non won ma lost, che lo stato sia lost. Vado a correggere, ho quasi finito, quindi qui ho i tentativi. Qui ho i tentativi sbagliati, ovvero gli dico che voglio 4 tentativi, la parola da indovinare è test. Io gioco ABCD, quindi caratteri che non sono in test, ne ho giocati 4, quindi teoricamente con 4 tentativi a questo punto io avrei perso. Quindi qui devo controllare che sia falsa la condizione tale per cui il gioco è ancora in corso, e poi dovrò controllare, direi indicativamente, che stessa logica, stesso passaggio, ma che io a questo punto abbia perso. Quindi lose game is true, che lo status è uguale a game status punto lost. Esatto, prima invece era won. Laddove ho vinto, adesso secondo me potrei aver commesso qualche errorino dove c'era da controllare, come dire, se ho vinto o se ho perso. Allora intanto me le riguardo un attimo proprio. Quindi quando il gioco viene creato i tentativi sono a zero, perfetto, i caratteri sono vuoti, quindi la lunghezza dei caratteri da indovinare sono vuoti. Quando il gioco viene creato la secret word è empty, quindi è vuota, ok. Quando il gioco viene creato non sono in playing, questo forse conviene usare questa forma che magari è un po' più leggibile. Is false, che lo status è a playing, cioè non sto giocando. Quando il gioco viene avviato la nuova parola viene recuperata, ok, questo rimane com'è. Devo controllare che se metto nelle opzioni 123 tentativi quando parto col gioco io abbia 123 tentativi a disposizione, quindi questo è un test dell'efficacia di impostare le opzioni, che mi serve anche in tutti gli altri test. Quindi quando il gioco è avviato i caratteri sono vuoti, ok, perché prima c'era quando il gioco viene creato, ma qui c'è proprio quando faccio lo start, essendo che se ho giocato, per rendere in realtà il test efficace dovrei giocare, arrendermi e rigiocare, controllare che venga, come dire, riazzerato. Ma quando il gioco è avviato la parola segreta coincide con quella ovviamente recuperata, e qui c'è il controllo con secret word in maiuscolo, perché ovviamente deve essere per forza, viene trasformato in maiuscolo, e quindi quando il gioco è giocato correttamente non vengono perse delle vite. Quindi qui cosa succede? Che io vado a avviare il gioco, vado a recuperare il numero di tentativi, gioco 2 caratteri che sono presenti e dopo mi accerto che più che expected attempts, questo potremmo chiamarlo più facilmente un L initial attempts, ovvero i tentativi iniziali, vado a verificare che il numero di tentativi sul gioco sia ancora uguale a quello iniziale, cioè non si deve decrementare. E qui c'è il finish the game, quindi false, che lo status è uguale a playing. Qui devo controllare che lo stato sia vinto, quindi lo scrivo come ho fatto nel resto, in modo che sia, insomma, un po' tutto uniforme. Lo status deve essere uguale a questo.
Playing, quando il gioco parte, lo status deve essere in playing. Quando mi arrendo, lo status non deve essere in playing. Quando mi arrendo, devo essere in lost. Ok. Quando gioco dei caratteri errati, mi devono essere tolte delle vite. Quindi qui andavo. Qui una cosa che devo fare è fissare, per essere sicuro, nelle opzioni, prima di partire col gioco, un numero di tentativi congruo, quindi non so, tipo 5, cioè che almeno sia superiore ai tentativi che faccio. Poi parto con Secret World, vado a vedere il numero di tentativi iniziale, gioco due lettere che non ci sono e alla fine devo accertare che il numero di tentativi sia uguale a tentativo iniziale meno 2, perché dovrei aver perso 2 vite, quindi questo molto molto logico, molto lineare. Quando gioco i caratteri sbagliati, il gioco finisce, quindi non sono in playing alla fine. Quando gioco i caratteri sbagliati, true, alla fine devo perdere. Quando sto giocando, provando dei caratteri, la Masked Word deve essere corretta. Ovvero, io ho iniziato dicendo parto con la Secret Word, provo la R e la E. Se vado a vedere com'è la Masked Word, dovrei trovare tutti gli underscore tranne le lettere che ho indovinato, cioè la E e la R, che sono presenti in più punti. Volendo, potrei fare anche un'aggiunta. Allora, qui no, in realtà va bene così, perché poi mettere caratteri errati. La cosa che potrei testare è che mettendo caratteri errati la Masked Word rimanga, come dire, così come all'inizio. Potrei anche farlo. Cioè metto, quando sto giocando, trying chars, wrong chars, masked word is right. In questo modo ho il controllo che io parto con il gioco. Prima di partire gli dico, voglio essere sicuro che di avere abbastanza tentativi a disposizione. Metto come parole, cosa mettiamo? La A che non c'è, la B che non c'è, quindi quello che io dovrò vedere come secret word è di fatto tutti degli underscore. Deve essere fatta così, quindi secret word fatta da underscore, cioè tutti underscore alla fine. Così ho verificato anche che non finiscano lì dentro dei caratteri che potrebbero, che sono errati, quindi devono solo calare le vite, o meglio, finiscono nell'elenco dei caratteri che io ho giocato, ma andando lì, cioè non dovrei vederli comparire perché non sono caratteri buoni da sostituire nella stringa. E quindi ho testato, ho fatto, diciamo, un test in più sulla mia sul mio get masked word. Quindi se faccio girare, vediamo che responso danno questi test. 19 test, tutti passati, quindi come dire, siamo dei signori, come potremmo definire. Abbiamo corretto, sostituito i punti dove abbiamo cambiato quel flag e a questo punto i test, se ne abbiamo aggiunto anche uno. Se ne potrebbero aggiungere altri, ma facciamo che per il momento ce li facciamo bastare. Quindi a questo punto, interfaccia grafica, build. Qui ci sono errori, ma solo perché stesso, come dire, stesso punto di prima, start action, not game playing, not game, status, più che not, mettiamo lo status è diverso da playing. Game status non lo vedo perché devo andare ad aggiungere. Ovviamente mi metto un piccolo breakpoint, devo andare ad aggiungere le mie unit, qui la unit types dove c'è il tipo enumerativo. Ops, ho usato malauguratamente. Ok, comunque sono tornato qui. Game status.playing, perché è l'unico, è quando il gioco è in corso. Quindi invece surrend,
lo uso al contrario, cioè quando status è uguale a playing, perché mi arrendo solo quando sto giocando, posso avviare un gioco solo quando non sto giocando, quindi questo è un po' il concetto dell'interfaccia. Quindi e dovremmo aver risistemato più o meno tutto, ovvero in questo caso compila, quindi va, come si direbbe. Però ci manca ancora, avevamo messo proprio poche cose giuste per, avevamo creato un data module che era il nostro generatore di parole, ovvero avevamo usato il famoso componente, adesso questo IDE IDPI mi ingrandisce tutto, avevamo usato i componenti per l'accesso alle risorse, alla nostra API client, nostra API che ci dava una parola in inglese, tra l'altro sono parole difficili, un po' strane. E avevamo fatto il test con il REST debugger, avevamo visto che c'era... Ah ciao, FRW, non avevo visto il... No, che icona è? Una mucca, ah no, un gatto, il gatto con... è appropriato in questo caso, non è qui il mio aiutante, ma questa sera non c'è, quindi è in giro. Stavo per dire che è uccello di bosco, ma è un gatto, quindi è gatto di bosco in questo caso, sarà sul letto spaparanzato, che oggi russava talmente forte che lo sentivo dalla cucina mentre lavoravo, stando in camera da letto. Ok, quindi questo era il nostro generatore di parole che avevamo approntato, gli avevamo messo la nostra interfaccia, quindi il data module che si presenta così, si presenta come la comodità del data module è come avere una classe che vado a creare, però che ha anche una superficie dove io ci butto dentro un po' di componenti e quindi, come dire, per creare degli oggetti all'interno non scrivo il codice ma trascino dei contenitori di funzionalità che sono quei componenti e sono super comodo. A proposito, giusto perché non ho controllato, tu FRW fai streaming di qualcosa? Proviamo, perché siccome mi sono sempre dimenticato di fare shout out a chi passa, io lo faccio lo stesso. Poi si parla di null, quindi forse non qui dovrebbero un po'... No, questa è colpa mia che ho il template. Mi scordo sempre di fare gli shout out degli altri, dei canali che passano, degli utenti che passano. E quindi non mi ricordo se facevi qualche streaming di qualche tipo e quindi ho detto facciamo... Non faccio streaming, dovresti, sulla programmazione, così facciamo un bel team di streamer che siccome non... Non ne abbiamo già abbastanza da fare, come si dice al lavoro. Quindi abbiamo il nostro data module, quindi qui c'erano i componentini per andarci a recuperare la parola. L'avevamo, secondo me, avevamo rimbastito un po' di cose solo giusto per testare quella parte lì, quindi non ci eravamo addentrati troppo nella logica di gioco. Infatti vedo che qui sul game start ci andiamo a creare quel data module create, non è create nil, però non andiamo a distruggere, mi sembra, questa non è una bella cosa, non è una bella cosa, non si fa, bisogna distruggere tutto quello che si crea, quindi il nostro word generator, ah, forse perché veniva recuperato come no, veniva recuperato niente. Ah, l'ideale, allora, perché c'è di mezzo un'interfaccia, ok? Quindi io generalmente quando, siccome le interfacce di Delphi sono reference counted, quello che io vado generalmente a fare è creare magari una funzione get rest word generator. Così posso restituire qualcosa di questo tipo, cioè un iWordGenerator.
non andrebbero mai mescolate in poche parole le interfacce con le classi, pena, come dire, problemi legati al fatto che le interfacce sono contate. Reference count vuol dire che nel momento in cui i riferimenti passano a zero viene distrutto, e quindi generalmente io faccio una funzione che tira fuori l'interfaccia, quindi il valore di ritorno è, se riesco a scriverlo, è un'interfaccia. Qui metto un bel nil o application e uso questa funzione, me la vado a richiamare di là al posto di, quindi no, niente try finally, semplicemente qui scrivo una chiamata a quella funzione, il data module, che mi va a restituire qualcosa di tipo I word generator, se me lo fai vedere. Quindi lavoro con un'interfaccia nel momento in cui ho qui un riferimento, qui lo passo. Quando usciamo di qui non abbiamo più riferimenti e la memoria viene automaticamente rilasciata, quindi possiamo lasciarlo come era. Diverso era utilizzare la classe direttamente, perché quel mix and match non andrebbe mai fatto. Quindi generalmente io adotto così, uso delle factory, uso qualcosa che abbia come valore di ritorno l'interfaccia e io non sappia qual è la classe che viene effettivamente creata, anche perché ci sta, perché io potrei utilizzare questa funzione e mettere in ogni unit una funzione omonima che restituisce il word generator che viene implementato in quella unit, ad esempio. Quindi non... comunque queste sono, come dire, ok, ci interessa relativamente. Quindi qui il gioco partiva, qui il gioco si fermava quando andiamo a prendere, a pigiare sul tasto surrend. Qui abbiamo l'aggiornamento, ovvero se stiamo giocando uno è attivo e l'altro è spento, quindi avevamo messo giù alla fine un pochino di logica, dai, un pochino c'era. Quindi avevamo il nostro logo che io andrei a posizionare un po' meglio a questo punto, metterei qua lo start e lo stop, eventualmente start, cioè non è start e stop, ma è più start e un quit. Vabbè, il quit in realtà sta qui sotto, magari un po' più distanziato. Qui l'azione quit application title, ah ok, c'è un proprio un nel, oddio, dove mi va far vedere il, avevamo file exit, quindi abbiamo quit the application, custom text, mettiamo quit e basta, che non voglio vedere, non c'è bisogno di scrivere quit il nome dell'applicazione, ma va bene quit. Control Q, quindi il game, control, magari con control S facciamo la partenza, così control start, control viene in mente un control X, ma control T, control R, surrend start, ok, tanto poi va benissimo. Ok, queste sono le azioni che noi abbiamo previsto, ovvero l'uscita, avvio del gioco, mi arrendo, esco dall'applicazione. Quella di uscita è una delle azioni standard, ovvero in Delphi definiamo con le action list i comandi che vogliamo eseguire in una finestra. Quelli più comuni che fanno delle operazioni, diciamo, già note, un po' generalizzate, tipo uscire dall'applicazione, in realtà sono già incorporate nel programma e le possiamo aggiungere direttamente, mentre queste qui, ad esempio, che governano il nostro gioco, sono azioni che noi andiamo a, come dire, a specificare, a personalizzare, mettendo il codice nell'execute, e ovviamente sono eseguibili solo esclusivamente se l'azione stessa è abilitata, e c'è l'evento onUpdate che si scatena quando l'applicazione va in idle, che va ad aggiornare lo stato di queste azioni. In idle vuol dire faccio qualcosa sull'applicazione, l'applicazione risponde al messaggio prima di mettersi, come dire, a riposo in attesa di altri eventi, quindi entrare
questo stato di idle va a eseguire quell'evento con cui noi aggiorniamo l'interfaccia, dopodiché tutto si ferma. Quindi ogni volta che facciamo qualcosa o che avviene qualcosa nel gioco, questo aggiornamento viene fatto e non dobbiamo, per dire, ricordarci quando giochiamo un carattere di controllare, di spegnere, di riaccendere quando ci arrendiamo, di andare in ogni routine eseguire nel comando, andare a abilitare gli altri comandi, ma abbiamo un punto centralizzato dove diciamo ok, questo è attivo in questi casi, questo è attivo in questi casi e al resto ci pensa Delphi ad aggiornare. Quindi è un command pattern a tutti gli effetti, portato a livello visuale, quindi efficace. Una rappresentazione che abbiamo sarà il nostro povero omaccino che subisce le torture più inimmaginabili, che si metterà, non lo so, da questa parte a questo punto. Quindi gli diamo una dimensione un po' magari quadrata e anche un po' ragguardevole, quindi che si veda. Poi dobbiamo visualizzare quindi una label con la parola, con i caratteri attualmente indovinati. Quindi qui la metteremo, anzi magari facciamo così, questo lo portiamo un po' più giù fino in fondo. I caratteri potremmo imputarli con qualcosa, ma al momento io sarei per quasi quasi, non dico fregarmene, ma quindi la parola la mettiamo qui in alto. Io a questa label farei fare poi due lavori: uno è quello di dire ti visualizzo la parola mascherata. Adesso magari usiamo una parola come di riferimento. Allora questo lo andiamo a portare qua in alto, fuori dalle scatole, che anzi mettiamolo qui in mezzo, guarda, proprio bene lì, che l'interfaccia è troppo grande. Quindi ok, facciamo una cosa fatta così abbiamo il nostro omino quasi quasi al centro, però più è quadrato meglio è secondo me, quindi un 300. Questo ovviamente su un tablet sarà dura, se sul tablet potrà funzionare, ma su un cellulare forse sarà un pochino più difficile. 306, cos'è venuto? 313. Mettiamolo uguale, dai, dappertutto così. Sgrana anche un pochino, ma ho fatto delle immagini forse anche un po' grandi, quindi... Ok, quindi... Questo è un primo step. Abbiamo la nostra grande label con cui noi vediamo la parola da indovinare. Quindi la mettiamo ben allineata qui, magari anche al centro. Ok, io gli cambierei anche il font, magari lo mettiamo un font di tipo monospace, perché qui dovrà venirci qualcosa del tipo, adesso provo a metterci secret word. Quindi questa la vorrei, spero che non ce ne siano più lunghe. L'horizontal lo mettiamo leading trailing center, così sta bene al centro. In termini di font ci andiamo a prendere un Courier New o un Terminal o qualcosa, abbiamo il Lucida, forse Lucida Sans, Lucida Console o la Typewriter. Proviamone qualcuno, poi vediamo qual è l'effetto. Lo mettiamo 48x48, vediamo cosa ci viene. No, ci saranno sicuramente delle parole più grandi, quindi forse qua conviene stringere un po'.
Non so se c'è la possibilità di variare anche il. Mi sa di no, forse così dovrei andare a scomodare dei componenti un po' più. Come si può dire? Un po' più furbetti che magari abbiano una possibilità di. Come dire, distanziare maggiormente le lettere oppure fare un controllo ad hoc perché poi alla fine. In questo caso. Vabbè, lo lascio momentaneamente lì perché sul text non è che ci sia molto. Trimming non c'entra niente. Word wrap non lo deve fare ovviamente al centro. Oppure ci vorrebbe un font con le lettere tutte, come dire, tutte bordate. Forse c'era qualcosa del genere qui in mezzo da qualche parte. Forse non i windings, webdings, un font tipo keyboard, qualcosa del genere. Magari dovremmo andare a cercare e quindi ci penseremo. Quindi io sarei al momento per lasciare Cascadia Code, Cascadia Mono. Per lasciare il classico, poi dopo ci pensiamo, dai. Vediamo se questo è un po' meglio o no, addirittura più stretto. Lasciamo il classico, via, così. Luce, da sans o console. Forse questo sta un pochino più largo, forse questo è un po' meglio. Intanto fissiamo questo, poi vediamo. Quindi qui ci va la parola ovviamente segreta da indovinare, partendo con un valore vuoto, direi a questo punto. Ma noi tanto visualizziamo sempre o la masked word o la secret word, quindi non abbiamo problemi. A seconda dei casi, quindi cosa vuol dire? Che dove andiamo già a fare questo aggiornamento? Diciamo che se il nostro game status è uguale a game status playing, la label, non so se gli ho dato una secret word label, chiamiamolo, ops, ho spostato un filtro senza volere, allora name Word label, più semplicemente così la nostra word label ci farà vedere text, ci farà vedere dal nostro game, stiamo giocando, quindi vedremo la versione masked, quindi con gli underscore e gli eventuali caratteri che abbiamo ordinato, altrimenti o abbiamo vinto o abbiamo perso. A quel punto vediamo la secret word, cioè vediamo quella in chiaro in ogni caso. Quindi se abbiamo vinto tanto le due sono uguali, se abbiamo perso. In questo modo utilizziamo, vedo che qui, ok, qui gli avevamo assegnato la parola per vederla, perché funzionasse l'API e aver la garanzia, ma questo non ci serve più, anzi non ci serve assolutamente perché non dobbiamo farla vedere la parola. Quindi si semplifica ancora, ovvero allora, semplifichiamo ancora di più. A momenti non c'è più codice, c'è solo. Quindi partiamo, prendiamo il generatore di parole, avviamo il gioco, fermiamo il gioco. Nell'aggiornare il gioco accendiamo e spegniamo i pulsanti. A seconda dei casi, ovviamente la file exit action è sempre abilitata. Questo dovrebbe essere per default, ma lo forziamo noi. Facciamo vedere la label. A questo punto dobbiamo anche però regolare la visualizzazione dello stato dell'omino a seconda di quanti tentativi abbiamo impostato. Quindi dobbiamo andare a mettere qui dove al momento ho messo questa immagine che andrei a questo punto un attimo a eliminare.
a togliere questo macino. Non so come mai vado ad aprire l'editor sull'altro schermo, forse perché è il primario. Quindi questo io sarei per toglierlo non così, toglierlo nel senso di toglierlo. Se ce la fai, non ce la fa, non ce la fa, non ce la fa. Eliminiamo l'immagine, ok. Perfetto, perché ovviamente non avremo n immagini, o meglio, avremo n immagini in base allo stato del giocatore, ma qui le andiamo a mostrare, ma le teniamo tutte quante all'interno di una image list, di una lista di immagini, così di volta in volta andremo a estrarci il nostro bitmap per mostrarlo qui dentro a seconda della momentanea necessità, cioè quante vite abbiamo. Quindi qui abbiamo il nostro list of images, abbiamo il source, andiamo ad aggiungere un po' di immagini, quindi andiamo a pescare sul nostro disco. Allora vediamo un po' dov'è che l'abbiamo messo. Qui c'è la roba per le streaming live, le cycle team, graphics, ok, qua ci abbiamo tutto, abbiamo dal livello 0 al livello 9, quindi mettiamo lo 0, forse sono un po' grandi, sono miseria, sono 2000, ho un po' esagerato, può darsi che a fare queste immagini, quindi probabilmente sarà gioco fare un, non so se con Photoshop si può fare un batch resize, vediamo, facciamo così. Allora facciamo che no, perché così sono veramente esagerate, quindi allora facciamo anche un'altra cosa, ovvero aprimi questo in una finestra così possiamo operare. Allora le copio e le incollo qui. Poi vado a fare un'operazione di, per me massimo 500 pixel è finché è più che sufficiente, quindi vediamo se riusciamo a fare un resize. Purtroppo dobbiamo usare anche questo tipo di ci sono dei comandi batch, non sa mai, magari tools, combine image, no, una volta avevo un bel programmino che faceva queste cose in automatico, ma purtroppo non me lo, quindi qua mettiamo 500, così andiamo a ridurlo a delle cose più umane, e poi magari facciamo un canvas size a 500 tenendo l'oggetto nel centro. Allora effetti, edit, canvas size 500 e mettilo al centro stavolta, per favore, ok. Andiamo a salvare, quindi salviamo direttamente qui e mi sa che dovremo tediosamente farlo un po' per tutte, vediamo se riesco a aprirle almeno in maniera massiva oppure no, sa di no, come al solito, sempre così. Allora vediamo di velocizzare il più possibile, così 500, edit, control K, 500, salvala, ok. Quindi questi sono i vari livelli, quindi qui arriviamo più o meno fino a 10 livelli, quindi 10 piani. Ctrl K, abbiamo detto 500. Il resize invece cos'ha? Ctrl R. Quindi
Ctrl R, Ctrl K, save. Tra l'altro è molto lento, ma solo perché, come sempre, ho il programma che gira in background a sistemare, a fare streaming, quindi diventa 500 K, 500, salva. Comunque direi che pian pianino, vedete che ci sono praticamente le immagini con l'omino sempre più sommerso, sempre più nei guai, che andiamo in poche parole a modificare, in modo da... avremmo anche potuto utilizzare come source un'immagine e poi andare a coprirlo, comunque regolare, cioè in questo modo avremmo, come dire, usato le risorse in maniera più appropriata, anche perché a tutti gli effetti l'editor, tra l'altro, di Delphi ci consente di farlo, ovvero di andare a mettere un'immagine di origine e combinarle assieme dicendo quali vanno, come dire, composte. In questo modo è il classico esempio di quando dovete fare, non so, in una toolbar l'icona del documento con le iconcine piccole di fianco che dicono vado in modifica, vado in inserimento, magari hanno il più o l'asterisco per farne uno nuovo, hanno quelle cose in comune, quindi lì potete sovrapporli e ripetere una volta sola sia quello del documento che quello dei vari overlay, cioè la matitina, il più o il meno a seconda dei casi. Quindi anche perché poi questi al momento attuale, a meno che non gli diciamo di fare diversamente, sono tutte risorse che vengono, come dire, incorporate nell'eseguibile, quindi diciamo che prima una di queste era grande al momento come tutto il pacchetto, quindi abbiamo sicuramente ottimizzato, però, come dire, ci sono ampi spazi di manovra in ogni caso. Comunque abbiamo quasi finito, abbiamo la 8 e la 9, facciamo che più di 9 tentativi non concediamo per il nostro gioco, anche perché con più di 9 si indovina qualsiasi parola, quindi io non starei a esagerare. Quindi 500, canvas side 500, andiamo a salvare. Così ho tenuto gli originali, vabbè che poi li avevo fatti con Photoshop, quindi volendo li posso tranquillamente riprodurre, ma metti che andiamo su uno schermo un pochino diverso, così siamo già, come dire, a posto. Quindi è che non sai mai bene, questa direi che è la più, non è male, con rende abbastanza l'idea. Non avremo forse bisogno di scrivere game over, perché direi che sarà abbastanza evidente quando l'omino c'è rimasto definitivamente secco, per così dire. Quindi andiamo, adesso dovremmo avere le nostre, come dire, iconcine small, le andiamo a mettere dentro. Quindi qui ce n'è un'altra, numero 1, vado a recuperare anche quella, ne metto un'altra, numero 2, e le vado a inserire anche qui. In alternativa potevo fare un file di risorse e, come dire, andarle ad aggiungere, che sai che potrebbe non essere una cattiva idea, perché sembra abbastanza inutile gestirle in questo modo essendo tutti bitmap differenti. Quindi quasi quasi, giusto per, vabbè, qui posso dare l'ok, tanto vado a rimuovere al posto dell'image list, faccio proprio così, ovvero vado ad aggiungere qui add, metto una bella cartella che si chiama resources, ok, e a questo punto qui che cosa ci andiamo a mettere? Ci andiamo a mettere le nostre immagini, quelle che abbiamo ridimensionato poco fa, quindi torno dove ero e qui abbiamo ad esempio PNG, chiamiamole con un certo nome, mettiamo che abbiamo i livelli intermedi. Allora, questo in realtà è lo
lo 0 piacerebbe che fosse proprio quello con 0, 0 tentativi disponibili, quindi questo lo chiamerei PNG attempt 0, ok, quindi questo è lo 0, questo è l'1, questo è quando ce ne rimangono 2, quindi andiamo un po' alla rovescio, 3, 4, ok, qui abbiamo il quinto, poi abbiamo il il sesto, poi abbiamo track, il settimo e via discorrendo, qui stiamo andando sull'ottavo e poi sul nono, su più di 10 livelli io proprio non li farei, però come dire, ho rovesciato un po' l'ordine in modo che rappresenti quelli residui, quindi lo 0 è quando proprio non ce n'è più. Quindi qui andiamo in resources, bello bello, e li incolliamo qui dentro, non li vediamo perché abbiamo questo filtro, ma li andiamo ad aggiungere, anzi usando il nostro project resources and images, quindi risorse e immagini. Quindi abbiamo la nostra bella dialog con cui noi andiamo sempre a incorporare qualcosa al nostro eseguibile, ma voilà, RC data, quindi questo lo chiamiamo, era meglio se si prendeva come nome il quello del file, visto che dobbiamo fare un, però dovrebbe aver creato un file RC, adesso vado a vedere, non mi ricordo se queste informazioni le salva in binario o fa direttamente il file RC, secondo me li mette all'interno del progetto. Andiamo a cercare da qualche parte il nostro PNG. No, queste sono le icone di lancio per i vari ambienti, no, qui dentro non ci sono, quindi devono essere per forza, o li ho già messi in un res, infatti qui c'è già qualcosa, oppure ho capito che me le vado a definire automaticamente io, tanto poi faccio un po' di copia e incolla, quindi 1 2 3, questo è il nome della risorsa che andremo poi ad estrarre con, ci faremo un metodo di helper con il resource stream, che è una classe di Delphi che consente di, passandogli un handle, in questo caso quello dell'applicazione, indicare un ID di una risorsa, quindi resource identifier, e il tipo di risorsa che è l'RC data, andando, come dire, e dovrebbe averli aggiunti lo stesso, tra l'altro le immagini, sì, infatti ha fatto bene così. Quindi nella nostra build questa roba verrà incorporata all'exe, quindi dovremo trovare il modo di estrarre, magari partendo dalla vita, da un numero intero, la cifra, il bitmap corretto. Io a questo punto farei magari un metodo di helper fatto apposta, ovvero qui function get attempt bitmap t bitmap, ok, cioè manca un parametro, però, ovvero a attempts argument, cioè gli passiamo da 0 a 9 e andiamo a recuperare quella risorsa mettendola, anzi io farei proprio, facciamo così, procedure, già che la andiamo a caricare è inutile che stiamo a portarci avanti e indietro una risorsa, la impostiamo direttamente sul controllo di image, quindi dato il numero di tentativo carichiamo la bitmap e la andiamo a impostare.
Come si fa? Si fa appunto il var lstream, abbiamo il nostro resource stream, lo andiamo a creare, l'istanza è quella dell'applicazione, qui abbiamo resname, il nome della risorsa lo componiamo con una format che mette assieme png, attempt e poi il numero del tentativo che stiamo tra l'altro passando da fuori, ovvero attempts. Quindi questo è il nome della risorsa e poi manca a questo punto il rest type, cioè il tipo di dato che è recidata, non c'è l'underscore, no? Andiamo a controllare un attimo, no, proprio così. Quindi questo crea uno stream aperto su quella risorsa pronto per lettura, scrittura, in questo caso lettura perché non possiamo scriverla in quanto è qualcosa che è incorporato in eseguibile. Al termine lo distruggiamo e mentre che siamo qui abbiamo un puntatorino che è il nostro disco resource, la nostra risorsa è come un nastro, siamo all'inizio. Io voglio andare sulla mia control image, che è questo qua, attempt image, e dirgli attempt image.picture o bitmap o multi-res bitmap, dipende da, non so se funziona di entrambe, load from stream. Quindi carica da stream e gli diamo lo stream della risorsa, quindi praticamente apriamo qualcosa che legga dall'eseguibile l'immagine, il png che ha questo nome, png attempt 0, 1, 2, 3 fino a 9, quindi se diamo un numero diverso è ovvio che non lo ritroveremo, che sono i nomi che abbiamo dato, le chiavi alle nostre appunto risorse. Quindi apriamo e ci posizioniamo all'inizio, load from stream, travasiamo i dati del bitmap dentro l'immagine e alla fine lo vediamo. Volendo fare una prova, magari nel partire qui, nel lanciare la nostra applicazione, sullo start, anzi facciamolo qui nell'aggiornamento, ovvero attempt, set attempt bitmap, andiamo a prendere game.attempts, così siamo già tranquilli nel partire con un valore che all'inizio sarà 0 ovviamente, quindi dovremmo vedere quello col teschio, quindi già partendo. Vediamo cosa succede, magari scoppia tutto e basta, perché non mi ricordo se è recidata che va usato per... Infatti mi dice che png attempt non l'ha trovato. Vabbè, dopo ovviamente continua ad aggiornare l'applicazione, quindi fa sempre lo stesso giro. Com'è che non lo trovi? Magari è recidata, ha bisogno di qualcosa di diverso, ho sbagliato qualcosa io. Facciamo la cosa più banale che si possa fare, andare a vedere la guida e controllare di non aver sbagliato qualcosa. Allora, intanto vediamo nei metodi, andiamo a vedere la create, ok, specificando l'id, rt, application defined, ok, allora vedi che c'è da mettere davanti un rt, è una stringa che rappresenta il tipo di risorsa, quindi resource type underscore recidata. La documentazione potrebbe esserci stata di aiuto, vediamo se in questo caso otteniamo il risultato. Non siamo stati abbastanza fortunati neanche stavolta, quindi ci deve essere qualcos'altro che va sistemato, quindi sono stato un po' frettoloso, direi. Resname, se la risorsa associata a una stringa, usare la string representation, example, specificare le risorse by ID,
Andando per il 10 vuole meno che per name. Però sì, non mi hai detto. Parte che questo potremmo quasi considerarlo un bitmap, piuttosto che create from id. Ok, questa non so che differenza avrà, che differenza rispetto alla precedente. Spero di non aver sbagliato questo in realtà. Ma no, non dovrebbe essere. Dovrebbe essere appunto questo qui. Quindi mi aspetto che sia corretto da questo punto di vista. Ma magari mi vado a fare un piccolo controllo. Se sono io che sto spipacchiando, oppure Tech Tips RT Scemos. Questa è una costante, quindi ok. Questa è una costante, non andava scritta in maniera letterale. Ok, proviamo a vedere se giustamente con quelle reti underscore davanti mi sarebbe sembrato strano, ma diciamo che abbiamo cambiato l'errore, quindi abbiamo già, come dire, secondo me, perché lui non capisce. In realtà, come dire, non capisce il formato probabilmente, quindi lo lasciamo un attimo com'era, però c'è PNG qui, la unit del PNG, vediamo. PNG image dovrebbe non VCL, ovviamente. Ma dovremmo vedere vediamo se ci viene in aiuto il caro Google a spiegarci un attimo. Sign, altrimenti creiamo direttamente il PNG. Secondo me non c'è la unit che generalmente dice al nostro caro di proviamo col bitmap, dopodiché provo a creare manualmente direttamente una PNG image, poi vediamo. Stavolta ce l'ha fatta. Si vede che il multi-res bitmap probabilmente dallo stream vuole caricare informazioni su multi-res bitmap, quindi noi non abbiamo un multi-resource, ma partiamo con questo oggetto e quindi a questo punto proviamo a dare lo start, abbiamo ottenuto la parola e questo era quello che temevo, ovvero non si vede nulla nei caratteri, però quando ci arrendiamo, ok, dovremmo trovare il modo un po' di distanziarli oppure un font. Vediamo se c'è un, l'ideale sarebbe un keyboard font o qualcosa del genere. Ovviamente royalty free possibilmente qualcosa che magari abbia delle lettere riquadrate che sia un pochino più da font
da font, keyboard font. Ok, sto guardando su un altro monitor, non sono completely free for personal and small commercial use. Noi non siamo, non ne facciamo un uso assolutamente commerciale, quindi siamo più che perfetti. Ok, ho recuperato questo fonticino, andiamo a vedere un attimo se è quello che fa il caso nostro. Addirittura un open type font, vediamo se sono tutti i tasti. Vabbè, che basta che ci siano le lettere, quindi potrebbe essere fondamentale. Quindi ok, lo installiamo e poi dopo proviamo ad andare a selezionare, così vediamo se almeno facendo vedere dei tasti riusciamo a distinguere un pochino meglio i caratteri. Static settings, andiamo sul font. Ok, qui dovrebbe ricostruirlo ogni volta, quindi mi aspetto di vedere 212, come si chiamava, forse non lo vedo, chissà che non lo vedo direttamente, anche perché qui sono true type, quindi mi sa che potrebbe essere quello il problema anche, cioè che non lo si veda per questo motivo. Però è strano, adesso ricontrolliamo un attimo. Ok, board, non c'è nessuno dei due casi, no? No, niente. Ragazzi, se me lo date in true type, almeno in questo saranno anche più contenti. Che è successo? Un follower, grazie per il follow, Eric 7800. Stiamo cercando di portare a termine, giusto per informare, un gioco dell'impiccato con, quindi scritto con Logica TDD, che in realtà abbiamo già scritto, abbiamo testato e stiamo facendo un minimo di interfaccia grafica. In realtà non è un gioco dell'impiccato vero e proprio, è un po' variato, un po' meno macabro, perché l'abbiamo implementato come un gioco dove c'è un omino che finisce in un cestino e pian pianino viene sommerso dalle cartacce, e quando è completamente sommerso il gioco. Forse questa potrebbe essere interessante, però per uso commerciale. Free, questo è free, dovremmo trovare quelli free, ma cavolo, è così difficile trovare un font royalty free con T follower create, sembra un comando Java, e in realtà è un comando Delphi, perché T follower è la classe, create è il costruttore, ma poi è stato Java, era new T follower, ma come dire, siamo vicino, però è proprio pensato per. Allora, stiamo cercando un font che abbia i caratteri però tipo tastiera, in modo che si riesca a vedere, come dire, la lettera in maniera corretta. Orange typewriter, no, non voglio la macchina da scrivere, cavolo, l'avevamo trovato così facilmente il primo, il problema è trovarne altri. Eppure l'avevo visto, perché una volta ho installato. So chi seguire adesso, se non capisco in più le spiegazioni del prof in programmazione oggetti. Sì, perché in effetti abbiamo sviluppato la logica, allora intanto spiegando passo per passo, e quindi questo è un po' il codice, quindi sicuramente
se la sintassi Java è diversa, però a tutti gli effetti abbiamo una classe dove c'è il nostro gioco, abbiamo il numero di tentativi, abbiamo il dizionario con che è più facile nelle ricerche con i caratteri che abbiamo provato a giocare, abbiamo le opzioni, abbiamo la parola segreta da indovinare, lo stato del gioco che si divide in attesa, sto giocando, ho perso, ho vinto, quindi tutte queste varianti, e poi abbiamo la logica, ovvero tutta la parte di gioco che poi inizia e finisce qui, quindi non è che sia lunghissima, però ad esempio quando avviamo il gioco ci facciamo dare una nuova parola da giocare in maiuscolo, impostiamo le vite, cancelliamo tutti i caratteri giocati finora, andiamo in play e segnaliamo che il gioco inizia, finisce. E poi abbiamo fatto tutti i test, quindi una classe dove ad esempio iniziamo a giocare, proviamo dei caratteri e vediamo qual è lo stato del gioco, qui ad esempio ne indoviniamo qualcuna e quindi dovremmo iniziare a vederla, se abbiamo dei tentativi li sprechiamo tutti, dovremmo perdere, quindi abbiamo messo giù tutte delle condizioni per testare che il gioco funzioni come ci aspettiamo, senza partire dall'interfaccia grafica che stiamo facendo adesso, in modo da chiudere il cerchio, insomma, e vedere TTF fonts. Ma avevo anche scaricato un programma che usava un keyboard keys che usava un tipo di font del genere perché li faceva vedere a video, quindi keyboard keys, no, queste sono keys, ho trovato pure un font con le chiavi, nel senso di chiavi da aprire la porta, che non è proprio quello che stavo cercando, perché l'obiettivo è vedere, come dire, un po' meglio. Vediamo se questa fa il caso mio. Keyboard. Oh, forse qualcosa l'abbiamo trovato. Non è proprio bellissimo, eh. Speriamo che ci sia il true type dentro. Anche se dovrebbe supportare gli altri tipi di... Adesso che ci penso, gli altri tipi di caratteri, perché comunque Fire Monkey che è cross platform. Ah, questa applicazione ovviamente, come nel caso di Java, ma Java c'è una virtual machine, è cross platform perché stiamo usando un framework che indirizza non questo che è il progetto di test, ma questo visuale indirizza tutte queste belle piattaforme qui, Android, iOS, Mac, Windows. Quindi potenzialmente noi la stiamo testando su Windows, ma potremmo andarla ad eseguire anche su un Android, e in passato, se vai a vedere filmati più vecchi, l'abbiamo fatto con qualche applicazione più frivola, diciamo, più frivola di questa, direi che... Allora, torniamo qui. Allora, provo a reimpostare il font. Non ho visto come si chiamava keyboard. Ok, vediamo. No, ero nel punto giusto, mi ero spostato, ma ero ok. Quindi è che ci manca poco, sono 3 settimane che qui non lo vedo, ma a questo punto però sospetto che sia perché qui magari all'inizio fa una cache di questi caratteri, e se io e mi sa che è per questo che non me li fa vedere. Provo a fare una cosa adesso, provo a chiudere l'ambiente, quindi salviamo tutto, usciamo, poi lo provo a far ripartire, così vediamo. Qui abbiamo le nostre, come dicevo, immagini, le nostre immagini dell'omino che pian pianino rimane sepolto. Allora, per la creazione dei videogiochi semplice FPS c'è qualche linguaggio specifico? Beh, sicuramente c'è C++, è uno di questi. Per qui per Delphi c'è un Castle Game Engine che gira un po',
Oppure molti adottano Unity su, mi sembra, .NET, che vada su .NET, quindi l'ambiente Unity che è fatto proprio apposta con 3D e gestione di collisione. Ma ce ne sono alcuni anche per Delphi, perché non mi ricordo dove avevo visto c'era un case study. Study Delphi Game. Intanto c'è comunque allora, Rise of Legends Multiplayer RPG. Quindi c'è un RPG che è stato creato con Delphi, con un suo framework, e c'è un case study, quindi sicuramente C++ e altri linguaggi hanno molto più supporto da questo punto di vista, anche se poi, come dire, bisogna anche saperli poi programmare, perché. E qui c'è un case study con un po' di. Vediamo se mi fa vedere anche un po' più da vicino, perché non vedo niente. Le immagini ad alta qualità, qui c'era un demo di un gioco, quindi qualcosina si può fare anche qui. Si trovano anche in giro dei sorgenti fatti con FireMonkey, Delphi Games, Learn Game Development. C'è una sorta di bootcamp, c'è un video su YouTube dove fa vedere come sviluppare, diciamo, qualche giochino. Adesso tolgo l'audio, ma nel momento in cui si vede, perché se andiamo a vedere magari un gioco, come dire, che deve funzionare su un tablet, ovviamente i frame per secondo, perché poi se deve essere cross platform occorre che poi sia che funzioni correttamente, occorre qualcosa che ci consente di farlo a tutti gli effetti. Guardavo se c'era un demo, quindi qua c'è un demo di Asteroids con pilotato addirittura da un tablet, quindi il tablet pilota e lo schermo fa vedere c'è una tecnologia che si chiama up tethering, dove si possono utilizzare che pelo quindi qualcosina si fa e noi l'abbiamo fatta, ci siamo divertiti, perché tutti gli effetti questa che io sto usando per fare questo gioco è una libreria grafica, quindi è una libreria grafica cross platform, però è fatta per più orientata a applicazioni di business, quindi, come dire, applicazioni un po' come WPF, cioè con delle immagini abbiamo fatto qualcosa con degli sfondi magari anche un pochino ricercati, però è un'applicazione che io posso customizzare graficamente al 100%, quindi se la trasferisco ad esempio su Android la vedo con gli stili classici dei pulsanti di Android, c'è la versione iOS con i tasti in blu, c'è la parte per Mac. Quindi questa è un po' la sua, però si parla sempre di applicazioni a finestre, però qui ci sono degli shape, delle forme, quindi dei riquadri, le scene 3D, abbiamo camera light, forse non si vede perché c'è il mio testone davanti, quindi adesso provo a togliermi, olè. Abbiamo camera light, degli oggetti, dei layer 3D che sono rotabili, materiali, le texture, ci sono degli effetti, ci sono delle animazioni, cioè è un ambiente molto ricco per fare delle applicazioni con un po' più di cinema, ma all'occorrenza anche come dire, delle forme, delle scene, quindi si può utilizzare anche per fare giochi, quello poco ma sicuro. La questione forse che manca è il fatto che un tool con cui fare dei giochi di solito ti dà anche le collisioni, cioè tu non ti preoccupi di queste parti, ma quello che di fatto vai a implementare è qualcosa del tipo: metti giù le istruzioni come quando questo attore cozza con questo attore, allora lì ci sono dei tool, mi ricordo Construct che avevo provato, che faceva giochi HTML5, e quindi insomma, soluzioni ce ne sono. Qui probabilmente
sono gli stili, quindi le applicazioni si possono disegnare completamente in maniera custom. Io al momento la sto tenendo un po' standard. Se hanno già un linguaggio object-oriented, associavo il nome degli oggetti al personaggio del gioco. Sì, in realtà sì, dipende un po' da come viene programmato. Comunque, programmando oggetti si può fare anche tranquillamente qui. Il discorso è avere o meno già dei tool che implementano, non so, della fisica, quindi delle cadute di oggetti che, non so, ruzzolano o fanno delle cose di questo tipo, che sono una cosa in più. Quindi è già, come dire, avere una libreria che gestisce, che va solo plasmata per dargli gli attori con cui lavorare, ma fa già un po' del lavoro. Io poi non sono un espertissimo di questi giochi, quindi di costruzione di giochi. Cioè, questo stiamo costruendo un gioco, ma è un gioco che aveva solo il pretesto di, come dire, far vedere una metodologia e sfruttare l'ambito ludico per vedere come codificare qualcosa. Ah, allora c'era anche l'altro, bastava riavviarlo. Ok, beh, così scegliamo quella che ci piace di più o che ci fa meno schifo, dipende dal. Vediamo un po', questa mi sembra un po' piccola adesso da vedere, Secret World è così. Provo a vedere l'altro font che dovrebbe essere più in basso, dovrebbe essere keyboard qualcosa. Dovrebbe, perché non lo vedo, non si sposta, forse mi sono sbagliato. Questo qui, questo è un po' più alternativo, forse più bellino, si vede meglio, come dire, le lettere separate. Solo che non si vede un tubazzo. Si è tolta la webcam. Ah, sorry, sì, perché era per far vedere la parte sotto, adesso magari ricompaio, per far vedere qui nell'angolo che è coperta la mia testa, quindi era voluto, però mi ero dimenticato di ritornare. Questo trimming non va bene perché dobbiamo vedere tutto. Quindi io sarei forse per fare una cosa. Mettiamo questo a pieno potenziale, così 500 width 500, la allarghiamo un po' e così abbiamo. Oh, 500 è una bella allargata, il nostro diventa molto molto grande. Quindi comunque ti vedo molto preparato, grazie. Ti sfrutterei per uno degli esercizi di algoritmi e strutture dati che non sono riuscito a fare. Se per dare un suggerimento, io frequento anche qualche forum dove di solito si dà più che volentieri una mano. È chiaro che se arrivi dicendo questo è l'esercizio, grazie, fatemelo, la gente reagisce male. Però se uno dice, come dire, ho fatto l'esercizio, non mi viene questo problema, ci sono molte persone che sono disponibili a dare una mano. Si parla di diversi linguaggi, quindi ok, ma io voglio provare il gioco. L'unica cosa che non abbiamo fatto è mettere dentro i caratteri. Quando gioco il carattere, come faccio? Io la farei molto semplice, ovvero o si mette dentro una tastiera, oppure diciamo che facciamo, se c'è la possibilità, recuperare al form gli eventuali caratteri che vengono premuti. Non saprei quale potrebbe essere la scelta più veloce, perché non sono neanche sicuro che qui si riesca. Vediamo. Non vorrei che i tasti vengano catturati dal controllo, come dire. Ci vorrebbe la funzionalità tipo key preview. When does it short? A short message is short. Qualcosa forse si può fare. Ovvero. Sì, non mi piace molto. È una soluzione che non mi piace, quella che ho visto. Quindi proverei qualcosa di alternativo. Dovrei mettere giù. Ora come ora ho problemi ad utilizzare i puntatori in C, bisogna.
bisogna mettersi lì purtroppo e provare a studiare, e no, mi sembra una soluzione un po' complicata per andare a tirare su del, però forse è questa che parte già complicata. Scusa, basta che facciamo un key down qui, siamo a posto tanto qui, e li assegniamo. Adesso farò, ovviamente l'ideale è averci una tastiera, quindi allora key up, che è meglio. Allora andiamo a giocarci il nostro gioco. Allora intanto, se abbiamo il nostro game, se lo status è diverso da game status playing, se non stiamo giocando, allora usciamo, non facciamo niente, ovvero no, come non facciamo niente, sì, non facciamo niente, perché però dove l'ha agganciato? No, l'ha agganciato ok, adesso andiamo a rinominarlo, che è meglio, e quindi lo andiamo a sganciare, altrimenti quello che facciamo è andare nel nostro gioco, provare a giocarci il carattere keychar che viene premuto, e poi dobbiamo mettere key a 0 per fare, o meglio key 0 key char di nuovo a 0 per assorbirlo, quindi come se non fosse mai stato premuto. In questo caso il problema è che gli altri controlli potrebbero catturarci, come dire, il focus, e vabbè, li stoppiamo in qualche modo. Is dialog key, sì, perché ovviamente qui siamo in un contesto, forse era meglio intercettare il key down, forse era meglio, andiamo sul key down. Quindi spostiamo l'implementazione, ma dai, che me la vuole continuare a agganciare sempre al pulsante. Allora spostiamo la nostra implementazione qui sotto, tanto gli altri due qui spariranno da soli, e proviamo, poi tutto al più mettiamo una tastiera, la generiamo in automatico, ci prendiamo un po' di spazio, così riduciamo anche, tanto ci basta poi fare un bel set, e è giusto per iniziare a testare un po' l'applicazione. Quindi ho eseguito i test senza volere, comunque ok, i test sono passati e quindi sono a posto, questo l'avevamo già verificato. Lanciamo il nostro gioco, che partirà con il l'omino morto. Forse una cosa che potremmo migliorare è che quando non stiamo partendo, allora abbiamo setup temp bitmap, andiamo a dire che se il gioco non è un gioco in idle, non facciamo vedere niente. If game.status, questo status è sacrosanto, perché con un flag solo ci dice idle praticamente in attesa è lo stato iniziale, quindi quello che andiamo a fare è dire, prendo l'immagine, ok, e la rendo non visibile, visible a false, e poi non andiamo a caricare un bitmap, ma la lasciamo com'è, altrimenti carichiamo il bitmap, ok, e attempt image visible uguale a true in tutti gli altri casi. Mettiamolo qua, ok, così quando partiamo non dovremmo vedere nulla, però quando facciamo start
abbiamo come immagine iniziale, infatti è sparita anche la casella, facciamo start e vediamo se viene giù. Oh, adesso abbiamo i caratteri distinti e abbiamo l'omino, solo che parte già con una cartaccia. Vabbè, perché non partiamo proprio da un valore nullo, ma potremmo anche andare a cambiare le opzioni, partire da 9, così siamo già più, andiamo tanto sul nostro game, nulla ce lo vieta. Andiamo qui 9, mettiamo come default, mettiamo 9, così, anche se 9 sono tanti, però è vero che sono parole in inglese e sono anche piuttosto difficili da azzeccare. Run without debugging, parte il gioco, quindi facciamo un bello, non mi vedo più qua, ah, c'è ancora il video che sto andando col tizio che sta giocando, aspetta che non abbiamo bisogno di consumare della banda inutilmente. Allora andiamo a fare un bello start e abbiamo la parola e abbiamo questa volta il cestino pieno. Oh, qui abbiamo avuto il culo che si può dire culo, sì, che è corta, però più è corta più difficile indovinarle, quindi proviamo ad esempio con la lettera A, niente, proviamo le vocali E, oh, di E ne vediamo una che è spuntata, proviamo con la I, niente, il cestino si riempie, O ce l'abbiamo, ok, U, niente, proviamo una R, torter, porter, vediamo la T se c'è, niente T, la P, niente, qui va a finire male, a finire male, che diavolo può essere? F, niente, sembrava facile, ma anche te. Forse potrebbe essere, no, non è former, perché la F non c'è, la M, aiuto, siamo sommersi dalla carta, PQRST, non mi viene più in mente niente, quindi mi sa che andrà a finire molto male questo gioco. La S l'abbiamo già provata, no? No, comunque ci ha messo solo ancora nella... Dai, deve essere per forza qualcosa di... Le abbiamo provate tutte. Ci manca proprio la Z, praticamente. Corker. La K forse non l'ho provata davvero, quindi... anche io pensavo fosse sorte. La S non era e la T non l'ha presa, quindi... siamo morti e quindi possiamo dare start. Allora, vocali subito, così A, niente, E, no dai, non può essere una parola vera, cos'è? Sarà engineering, no, engineered, allora proviamo la G, no, la N, no, la R, Re, ma che diavolo? Che diavolo di parole sono con due attaccate? Allora, l'ultima potrebbe essere una Y, quindi no. Accidenti. Una P. Ah, scorekeeper. Keepers. Allora, la K. Ah, scorekeepers, quindi quelli che tengono i punteggi. Quindi la S c'è, giusto? Sì, e anche in fondo. Poi c'è la C. No, allora non è neanche quello. La K c'è però. K, ok. Allora storekeepers. La O c'è. Quindi o è scorekeepers o storekeeper. Allora provo la T. Yeah! Il gioco, non c'è il festeggiamento, però siamo di nuovo, come si vede, in start. Pensavo anch'io scorekeeper, so che la C mi ha fatto salire le cartine, quindi
Di solito lo scorekeeper l'avevo sentito, lo storekeeper mai sentito, onestamente. Infatti poi alla fine poteva essere solo una di queste, per cui sì, non segnala la vittoria, però abbiamo lo start, potremmo usare anche il colore, quindi magari mettere, non so, uno sfondo blu o qualcosa. Cioè, chiaramente va abbellita, però gli abbellimenti che possiamo fare sono infiniti, quindi adesso mi catturo uno screenshot, così. Il problema è che se inizio a giocare a questa roba qui è un dramma, eh. Vediamo se funziona. Oh, così il mio souvenir. Allora, quindi proviamo a fare un qualcosa di un abbellimento proprio veloce veloce, tanto poi è questione di istruzione, quindi non è che, ad esempio, qui stiamo impostando lo stato delle azioni, l'uscita, il testo della label. Qui potremmo dire che non è mai bello fare un case, ma noi lo facciamo perché adesso siamo che game status, tra l'altro dovrebbe compilarci in automatico, esatto, questo robo qui. Allora, una cosa importante è che all'inizio vedo un flicker e quindi mettiamo subito la world label visible uguale a false, così non la vediamo. Quindi finché siamo in idle, label.visible, anzi, finché siamo in idle scriviamo, cambio il testo addirittura, metto text welcome, così abbiamo anche la presentazione. Quindi mentre giochiamo, quindi potremmo anche stabilire un po' di codice colori. Ti volevo chiedere se è possibile renderlo più compatto ed efficiente. Ho fatto l'esercizio. Ah, no, ah, ok, stai parlando. Pensavo ti riferissi a questo. Infatti, dicevo più efficiente. Più efficiente di così. Allora, facciamo un po' di casistiche così. Mettiamo un po' di cose giù, ovvero quando stiamo giocando dobbiamo mostrare la masked board. Quando abbiamo perso facciamo vedere invece la secret board per svelare questo non va, questo non va. Se abbiamo vinto facciamo vedere comunque la secret board. Lo stesso, perché siamo sicuri così che sia quella definitiva. Poi un'altra cosa che volevo impostare, così diciamo togliamo un attimo questa cosa qui, e qui andiamo a fare un po' di un altro discorso, ovvero word label text, non so se ha già il color, ma ha già una proprietà font color di alpha color. Alpha Colors potremmo metterlo come, adesso mettiamo un po' di colori poi vediamo qual è la resa. Allora, mentre giochiamo ovviamente lo lascio in black, quando perso lo metto in rosso e quando vinco lo metto in, abbiamo un green, un bel green. I colori faranno un po' schifo, ma dovrei usare gli effetti magari, quindi magari gli effetti sul personaggio, qualcosa del genere, quindi oppure il tentativo tornare agli stessi valori quando si vince. Qui dovremmo modificare la logica di gioco, ovvero caricare magari il, far
far scomparire l'omino, comunque fermarci lì dove siamo, ma ci sta come... Ah, una cosa che poi volevo vedere era anche il numero di vite come cifra, perché così va bene che c'è l'omino, però sappiamo esattamente... Allora, qui cambiamo la caption, Recycle Team, così è più bello da vedere. Quindi cosa facciamo? A questo punto facciamo così, mettiamo, come dicevo, il magari anche una label, molto semplice, con gli mettiamo un font un po' più grandicello, tipo un bold o un... sarebbe anche un effettino o qualcosa, ma fa lo stesso, non ci serve che sia più di tanto complicato. Questa è la mia name, allora attempt label, che io uso per mostrare i tentativi a disposizione, e quindi l'andiamo a mettere. Allora, trimming niente, se possibile grazie, niente ritorno a capo, se possibile grazie, puoi stare lì. Il font color o text color, che dir si voglia, lo metterei quindi di colore abbastanza neutro, qualcosa sì, solo che stia lì, quindi magari allineato a destra, se lo metto a destra. Trailing lo mettiamo qui, ok, e così all'inizio si imposta con il numero dei caratteri, ok, quindi partirà, lo forzo a una stringa vuota eventualmente, quindi attempt label punto text uguale string empty, e poi quando ci aggiorniamo, ovviamente se stiamo giocando, quello lo andiamo a impostare qui. Se il gioco è in idle non vediamo niente, altrimenti vediamo il numero di vite, quindi qui abbiamo l'immagine, e andiamo in attempt label.text uguale intero a stringa di nostro game, ok, game.attempt, e andiamo a visualizzare il nostro numero di tentativi, così. In questo modo, quindi, noi partiamo, andiamo in run, non vediamo un tubazzo, però se facciamo start abbiamo la parola e abbiamo anche questo 9. Non mi piace molto questo sfondo, ma mi sa che mi è scappato nel fare il PNG, ma mi può anche star bene perché comunque fa un po' da contorno, magari ci metto un bordo e a quel punto siamo anche a posto. Però non vedo la parola, non l'ho mica resa visibile da qualche parte. Word label da qualche parte l'avrò nascosta, forse all'inizio. Ah, ok, no, va bene visibile, perché poi gli metto il welcome e vediamo se si vede, così se funziona. Ah, perfetto, guarda, welcome. Quando facciamo start, a questo punto inizia la partita e quindi non si scherza più, perché sennò si annega nelle cartacce. Quindi che fortuna, ne abbiamo già una, e i tentativi rimangono a 9 ovviamente, quindi la E ce ne abbiamo una, D non ne abbiamo neanche una, siamo a 8, O ok, e U niente, ok. Allora R, ora S, inizia già a prendere forma
inizia già a prendere forma il nostro, come dire, il nostro simpatico parola murales, corales, forse la L c'è, vediamo. L'ora, perché è inglese, maledetti. Adesso un servizio di italiano, adesso lo andrò a creare partendo da un dizionario, così. Provo la M non c'è, la C. Clora, forse c'è un H, quindi ok, l'H inizia Cloracis, Cloracles, no, la L l'abbiamo già fuori, quindi deve essere per forza qualcos'altro. Forse la N, la canzone che diceva Game Over, no, siamo ancora la N magari. Dov'è che non si vede il colore però. Non si vede il colore, non è così evidente. Vabbè, secondo me perché poi non ce l'ha manco il colore, magari questo font, quindi... Però diciamo, come si dice, compila, quindi va, quindi funziona, e sarebbe interessante provarlo sul mio telefono e vedere come gira. Dovremmo allineare un po' meglio un po' di controlli, perché altrimenti dubito che staranno all'interno dello schermo, perché se li ho posizionati in maniera un pochino assoluta. Però ecco, la cosa che magari potremmo fare una seconda volta è andare un po' ad abbellire l'interfaccia del gioco. Quindi se faccio start, riproviamo, allora la A non c'è, la E ce n'abbiamo una, la I, la O, la U non c'è, R, S che magari è un plurale, attenzione, potrebbe essere, che diavolo potrebbe essere, faccio uno screenshotino così alla mia interfaccina di gioco, così me la posso usare la documentazione. Proviamo con la T, no, forse a crossers, no, però la R c'è già. Vediamo se c'è una C, niente C, una T, niente T, la R è già fuori, quindi che potrebbe essere la M, niente da fare. Qui finisce male, la D, niente da fare, la P, niente da fare, ultimo tentativo, e crosser non può essere perché altrimenti ci sarebbe la R al secondo posto, quindi, a meno che non sia glossers, perché il gloss... Se il glosser posso dire che anche abbiamo parlato anche di make up. Proviamo la G. La G, attenzione, c'è. Proviamo la L. Ehi là, cioè, fantastico. In extremis, una vita, eravamo vicini a rimanerci secchi. Quindi non è che stiamo molto bene, però diciamo che... Ok, direi che... Potremmo dire che a netto di ovviamente qualche, come si dice, qualche riccio da fare, cioè qualche perfezionamento che servirebbe per abbellire il gioco, sarebbe da fare, però a netto di quello, come dire, funziona, e funziona anche discretamente bene e fa quello che deve fare, quindi direi che almeno per il momento potremmo, faccio un altro screenshot giusto per ricordo. Quindi ricapitolando, noi abbiamo fatto due progetti, uno di test direttamente, proprio secco,
Metal italiane. ma vengono da un servizio esterno queste. Abbiamo che non le dà in italiano, però magari ce ne può essere uno che è fatto in italiano. Perché abbiamo usato dei componenti, questo Red Client ad esempio, che parte da questo base URL che non si legge, ma adesso lo incollo qui nel browser. Ok, random word eroqwap, che ha questa API, volendoci anche il sorgente random word. Noi mettiamo possiamo anche modificare swear on off. Noi mettiamo la risorsa word, mettiamo number uguale 10 e lui ci dà 10 parole casuali in inglese. Noi ovviamente l'abbiamo invocato con 1, quindi in questo modo a ogni invocazione praticamente noi ci andiamo a far restituire una parola che poi è la parola che andiamo a indovinare, quindi non so quante ce ne sono in questo database, in questa lista, però dovremmo trovarne una altrettanto fornita in italiano, oppure perché noi quando facciamo quel get new word, quando facciamo start, lo start del gioco, se andiamo a vedere il codice, tanto il codice è veramente pochissimo ed è una cosa secondo me eccezionale ed è un vantaggio perché quello che non si scrive non va in errore, per cui vabbè che l'hanno scritto altri e potrebbe esserci un bug, ma cioè noi di fatto nel nostro, questa è la finestra principale. Abbiamo semplicemente creato il nostro gioco e poi lo andiamo a distruggere. Abbiamo una routine dove aggiorniamo un'interfaccia, quindi accendiamo e spegniamo l'inizio-fine gioco, l'uscita è sempre attiva, mentre la parola che viene mostrata dipende, e il colore che scegliamo dipende infatti qui secondo me dovrei andare a cambiare text settings punto font color, ecco, forse questo è più probabile che abbia. Quindi facciamo una bella modifica coordinata come riusciamo a fare qui. Text settings punto font color, ok, così li abbiamo modificati tutti assieme e forse vediamo anche un colore. Andiamo a caricare un bitmap in base a un nome della risorsa, però poi c'è lo start, lo stop, la lettura di un tasto e il tentativo di giocarlo, quindi non è che qui dentro c'è proprio il minimo indispensabile, e la parte che guarda se mostrare l'immagine, se caricare l'immagine e segnarlo come bitmap rendendola visibile e tutto il resto. Quindi di fatto c'è. Quando andiamo a fare start, noi passiamo questo rest word generator rest. Passiamo un generatore di parole, cioè un qualcosa che abbia un metodo, un'interfaccia con un metodo che si chiama getNewWord che va a scaricare una nuova parola o a generarla. La nostra implementazione è facciamo una chiamata all'API, andiamo a recuperare l'array delle parole che ci sono state restituite e di queste andiamo sull'elemento 0 e la recuperiamo come stringa, quindi prendiamo la prima stringa. Quindi al momento sono in inglese perché abbiamo un API in inglese, però magari se troviamo una Word, una random Word API italiano, magari esiste pure. Quindi Rapid API Random Italian Words, magari questa pagina fornisce 6 parole. Ah, però non le fornisce con un API, direi, quindi potrebbe, magari c'è un API di mezzo. Andiamo a analizzare cosa succede quando c'è la rete che si muove. Tac. Mi sa che va a aggiornare tutta la pagina questo. Ah, sì. Grande Dottor Wu, mitico. No, va a aggiornare tutta la pagina e quindi non va a scaricarsi solo una parte di. Grazie per il follow, Alarcon, se ho letto bene.
non si va a aggiornare una parola, bisognerebbe, vabbè, nulla vieta poi che potremmo tranquillamente andarci a recuperare un bel dizionario di parole. E c'è che quelle hanno una lunghezza già, come dire, sensata. I made a free app to generate a word, ma non c'è l'italiano, e quindi random words API. Forse qualcosa potremmo farlo con un API che si chiama Bogus, che tira fuori delle cose magari che possono essere utili. Che ne so. Dovremmo trovare, se è una parola che abbia un anche, come dire, l'italiano a quel punto, oppure anche un file di testo, perché qui possiamo caricare da dove vogliamo, per cui al momento, in breve, quello che potremmo dire riguardo a tutta questa roba qua, lo lancio perché stasera ce lo siamo invitati. Sì! Sta sempre bene. Curioso della metodologia test driven development. Sì, l'abbiamo usata in realtà nella prima, perché questa è la terza serata che facciamo su questa parte, però la possiamo anche tornare a vedere. Stiamo facendo un gioco dell'impiccato, stile impiccato. Non è un gioco proprio di impiccato, ma è un omino che man mano rimane nel cestino, e quindi vediamo se va ancora il gioco. Ok, e quindi dobbiamo indovinare la parola, e man mano che sbagliamo, adesso vado un po' a caso, l'omino ci rimane dentro, e alla fine, se non indoviniamo, ovviamente a forza di insistere fa discretamente una brutta fine. Quindi adesso mi catturo anche questo perché è divertente. Quindi abbiamo cognomen, questo è italiano quasi, cioè cos'è? Quindi abbiamo sviluppato la logica del gioco, però senza partire dall'interfaccia, anzi l'abbiamo assolutamente accantonata, quindi abbiamo fatto il progetto ma è rimasto vuoto, e abbiamo iniziato a fare la logica di gioco, quindi a pensare un po' cosa poteva starci o non starci all'interno di questo gioco, ovvero un numero di tentativi. Quindi intanto c'è una classe che rappresenta il gioco in sé, quindi c'è un numero di tentativi, ci sono anche delle opzioni, volendo configurabili, ovvero un'altra classe, che questi sono i campi privati, ci consente di dire mettiamo un numero di tentativi con cui giocare, default è 9, ma se avessimo una maschera delle opzioni potremmo andarla a cambiare tranquillamente. Poi ovviamente la parola segreta da indovinare, lo stato del gioco, ovvero andare su game status e dire, è un enumerativo che ci dice se siamo in attesa, stiamo giocando, abbiamo perso, abbiamo vinto, quindi quello che stiamo più o meno facendo sul gioco. E poi parte la logica vera e propria, ovvero il game viene creato, quindi si crea questo dizionario per tenere i caratteri che abbiamo giocato e le opzioni, e ovviamente quando viene distrutto, siccome noi siamo in un ambiente non deterministico, ovviamente va a distruggersi anche gli oggetti che ha creato. Quindi quando viene creato un game vengono creati due oggetti, quando viene distrutto vengono distrutti anche loro. Poi possiamo andare a recuperare i caratteri che sono stati giocati, oppure la versione mascherata della parola, cioè avere gli underscore al posto dei caratteri non indovinati, scandire la parola segreta, e per ogni carattere, se fa parte dei caratteri indovinati, mettiamo il carattere, altrimenti mettiamo un underscore, alla fine ci prendiamo la stringa risultante e abbiamo la versione che vediamo normalmente a video finché non indoviniamo. Quando avviamo il gioco, vediamo se non stiamo già giocando, andiamo a recuperare dal famoso word generator una nuova parola, quindi qui c'è l'iniezione di qualcosa di esterno che va a fornirci una parola da utilizzare. I tentativi sono gli stessi delle opzioni, cancelliamo i caratteri giocati, mettiamo il gioco in playing e notifichiamo. Tra l'altro questo al momento
non l'ho neanche utilizzato, quindi potremmo addirittura rimuoverlo perché non ci serve nemmeno, quindi lo vado proprio a, così evita anche di complicarci inutilmente la logica, perché comunque al momento non l'abbiamo utilizzato, quindi vediamo se compila ancora tutto, perché ok, sì, c'è da togliere ovviamente tutto ciò che si basava su quel flag, ma direi che abbiamo già fatto tutto. Ok, adesso compila, quindi dovrebbe essere a posto. E mentre scrivevamo ovviamente questa logica, non l'abbiamo scritta tutta d'un fiato, ma abbiamo iniziato un poco alla volta a scriverla e pian pianino mettere giù dei test per verificarla, tipo andiamo a creare il gioco, quindi creiamo il nostro oggetto gioco, creiamo il gioco e ci assicuriamo che le vite siano a zero, perché nessuno le ha impostate prima di partire, quindi devono essere a zero e verranno valorizzate solo quando il gioco parte, e poi distruggiamo il gioco. Qui andiamo a vedere che quando creiamo il gioco ovviamente i caratteri devono essere vuoti, la parola segreta deve essere vuota, cioè dobbiamo partire da una situazione come dire pulita. Poi abbiamo iniziato a dire ok, quando lo creiamo non stiamo giocando, quindi il fatto che il gioco sia playing deve essere falso. Quando ad esempio il gioco è avviato, quindi andiamo a fare start, abbiamo usato il mock, quindi abbiamo usato qualcosa che senta il fatto che il gioco va a chiedere una nuova parola e vada a salvare in un flag il fatto che questo sia avvenuto. Questo fa sì che noi garantiamo che quando avviamo un gioco venga richiesta una nuova parola. Poi c'è impostiamo le opzioni, avviamo il gioco, controlliamo che i tentativi siano quelli che abbiamo messo noi, che se passiamo secret word e avviamo il gioco, il numero di caratteri già giocati sia zero, quindi che venga resettato la parte dei caratteri che sono già stati giocati, eccetera eccetera. Ci abbiamo pensato un po' a tutte le condizioni che devono essere valide, tipo se metto una parola gioco caratteri che ci sono, se inizialmente avevo un numero di vite dovrò avere le stesse anche dopo questi perché i caratteri sono giusti, se invece se li gioco tutti giusti ovviamente devo finire il gioco e dovrò, come in questo caso, parto da test, gioco la T, la E e la S, devo trovare che ho vinto perché ho giocato i caratteri corretti. Tutta questa roba qui è codice scritto che esercita altro codice, l'abbiamo scritto non prima del codice ma comunque assieme, pian pianino, andando ad aggiungere via via le varie logiche, e ogni volta l'abbiamo sempre fatto girare, e l'effetto che ha è quello di lanciare tutti questi test, di fare tutte queste prove e alla fine dare il responso. Su 19 test trovati ne ha eseguiti 19 sono verdi, e quindi vuol dire che la nostra logica non è detto che funzioni, però almeno per le cose che abbiamo testato dà i risultati che ci aspettiamo. Questo poi è l'obiettivo del test. In realtà, se siamo abbastanza capillari e abbiamo cura di testare separatamente tutte le condizioni che ci vengono in mente, che sono poi i requisiti della nostra applicazione, se volessimo dire come deve funzionare questo gioco andremmo a un po' come leggere il manuale del risico quando si gioca a risico, cioè dice ok, si parte in questa situazione, ci sono tot pedine a testa, cioè qui è uguale, cioè all'inizio dobbiamo avere zero tentativi, quando partiamo zero caratteri e tot vite, quando ne sbagliamo due cose dobbiamo togliere due vite, se mettiamo i caratteri giusti indoviniamo, altrimenti perdiamo, la versione della parola con i caratteri indovinati dovrebbe essere equivalente a una certa parola perché sappiamo che è così, cioè andiamo a mettere tutte le cose che esercitano la nostra logica e vanno a controllare che passo per passo tutto quello che sulle regole del nostro gioco collimino. A quel punto fare l'interfaccia grafica diventa mettere giù dei controlli, dei pulsanti che vadano a chiamare tutta la nostra logica di gioco. La nostra logica di gioco, così come l'abbiamo scritta, potrebbe essere tranquillamente messa anche come web service o fatta come un'applicazione console, cioè del tutto indipendente
da quella che è la parte grafica dell'applicazione che stavamo vedendo prima. Cioè, l'applicazione non fa altro che andare a leggere delle cose. Sì, i test li abbiamo scritti parallelamente al codice senza l'interfaccia grafica, quindi è un po' come lanciandoli potremmo dire che il codice, cioè che come dire, il gioco funzionava anche se non funzionava perché non c'era niente che ci consentisse di giocare a tutti gli effetti, però tutte le condizioni che abbiamo pensato durante la realizzazione, mentre lo facevamo, sono, come dire, sono verificate, quindi bastava metterci un'interfaccia e magari poteva esserci quel bug. Ecco, nel caso ci fosse stato un bug, avessimo scoperto un bug, cosa che non è almeno per il momento successa, avremmo dovuto creare un test per quel bug in modo che lanciandolo desse, come dire, un responso negativo e quindi ci confermasse la presenza del problema. Poi andare a risolvere il bug nel codice e lanciare di nuovo il test finché non vediamo che va a buon fine, cioè diventa verde. Quando diventa verde vuol dire che noi abbiamo corretto il bug. Intanto il bug l'abbiamo censito e quindi abbiamo un test che ogni volta ce lo ricontrolla, perché magari potremmo fare delle modifiche al codice tale per cui un giorno quello rispunta fuori e, come dire, chi fa questo per mestiere non ha clienti contenti quando gli ripropone un difetto che tra l'altro era già uscito, si fanno un'idea molto, molto, come dire, non sono proprio felici. Un conto è qualcosa di nuovo che magari non funziona bene, ma è nuovo, ma se ritorna qualcosa che c'era, non sono così contenti. L'abbiamo censito, abbiamo controllato che effettivamente fosse vero e dopodiché abbiamo, come dire, testato che fosse stato fissato e ogni volta che cambiamo il codice ricontrolliamo che non torni, che rimangono i vecchi e anche i nuovi. Ciao Ragnarok, grazie per il follow. Stavamo facendo un po' un sunto dell'operato, abbiamo realizzato un gioco con della logica. TDD. Allora, in realtà test driven development l'abbiamo fatto un po' all'acqua di rose perché generalmente chi fa test driven prima scrive i test e poi scrive il codice, quindi è molto preciso su quello. Noi abbiamo un po' barato, cioè barato, siamo stati un po' più. Abbiamo scritto un pezzettino di logica, abbiamo messo un test che la controllasse, vedevo. No, non è Python, ma è Delphi in questo caso, quindi abbiamo scritto tutta la logica del nostro gioco col play, un gioco stile dell'impiccato, prendendo una parola casuale da un API REST. No, non è Java, non è né Java né Python, ma è Delphi, quindi il linguaggio che si vede è un simile. È un Pascal, però, come si dice, on steroids, cioè con funzionalità avanzate perché ci sono i generics, quindi ci sono metodi anonimi. Non è Java, ma è un linguaggio di programmazione oggetti, anche questo. Quindi abbiamo scritto tutta la logica e poi tutti i test. Quindi è Pascal, quindi è Pascal, però ovviamente non è il Pascal. Noto, comunque se siete curiosi di dare un'occhiata, metto il comando nella chat siccome c'è anche una versione community che si può scaricare. Pascal, il fruttivendolo. Pascal il fruttivendolo non lo conosco neanche io, quindi. Abbiamo fatto quindi tutta la logica del gioco, i test e poi abbiamo fatto anche ovviamente la parte visuale dell'applicazione che non è proprio come dire un bijou, però comunque funziona e c'è un omino poveretto che man mano che sbagliamo le lettere delle parole rimane seppellito dai rifiuti e quindi quando iniziamo a giocare. Parte bene, poi allora abbiamo due A, due E, una I, abbiamo anche delle O. Madonna, che parola lunga che è venuta fuori stavolta.
La U non c'è. Proviamo come al solito una R. Era lì, che diavolo è? Lo faccio per lavoro, quindi sviluppo software, siti app, e faccio anche dei corsi, quindi, come dire, sono abituato a parlarne. La P non c'è, la C con la collaterabile, no, sono in inglese, quindi adesso provo la L, vabbè, la T c'è, immagino, no? Manca solo una consonante. Cioè la B, come cosa potrà essere? Collaterali. Lime. Cioè mi manca una lettera e non. L'omino presto morirà nella. Qui, sa, cioè non mi viene in mente, quindi. A meno che non sia una Z, proviamo la Z. Yeah, la Z, yeah. Sì, Sandro, grazie che. Infatti, era l'unica che poteva starci, praticamente a tutti gli effetti. Quindi, adesso quando avremo un API in italiano, potremo giocarci in italiano. E quindi. E questa è un po' la logica dell'interfaccia, questa è la logica del gioco, in realtà sono 130 righe, non è tantissimo, quindi è tutta qui, e questo invece è roba che scrivi in automatico l'IDE, quindi una cosa che potremmo effettivamente fare, solo che non ho neanche una porta, cavolo, non ho una porta USB da dedicare, allora a meno che non uccido lo Stream Deck. Dai, uccidiamo lo Stream Deck così. Adesso proviamo anche su Android, così vediamo. Con il rischio di far saltare tutto, ma. Problema che per come l'abbiamo sviluppato non abbiamo allineato bene i controlli, e quindi. Come ho iniziato è un po' di anni fa. Avevo un Commodore 16 quando ero giovincello, adolescente, quindi. Ho scoperto che oltre a caricarci sopra i giochi che erano bruttissimi, ci si poteva anche programmare, quindi da lì ho iniziato a programmarci un po' di cose strane. Mi ha spaccato un timpano e quindi da lì è nata la passione, per cui mi sono sempre studiato e orientato a fare questo mestiere, quindi. Allora, dovremmo avere il tool che si chiama Skrkp. C'ha un nome bruttissimo, però non lo vedo, è già scoppiato, quindi è un po' che non lo uso, quindi forse ci sta mettendo del tempo a partire, ma proviamo a lanciarlo da qui. No, qui non va. Una volta funzionava questo caro. Allora, chiudiamo qua. Perché in questo modo, vabbè, magari lo faccio vedere alla cam. Ogni tanto provavo a copiare, ma funzionava quasi mai. Il manuale. Sì, è vero, cioè la spirale. È iniziato da lì, quindi il manuale nel 64 c'era la mongolfiera, io nel 16 avevo la spirale, quindi. Che non aveva mai, non aveva senso quello che leggevi, però dici, cavolo, riesci a fargli fare delle cose, ci deve essere. Allora, vediamo se qua compare sotto Android il mio device. Refresh. Ah, non compare, quindi il problema potrebbe essere questo, che non è in modalità debug. Se non è in modalità debug non ci si può fare nulla. Solo carica. Trasferisci file. Quindi forse non andava per questo, perché solo in carica non va bene. Basta. Dovremmo
Dovrei vederlo nell'elenco là in alto. Però non lo continuo a non vederlo. Però dovrebbe già essere in. Ah, consenti debug da questo computer. C'era solo da avviare una. Devi avere delle buone basi di matematica. Ti posso dire di no perché io avevo 4 in matematica. Quindi. No, diciamo che è chiaro che se fai università e ingegneria o lavori in certi frangenti, sicuramente. Quello ti è molto utile se non indispensabile, però come dire, sviluppare anche un'applicazione di questo tipo c'è logica, ma non stiamo facendo algoritmi matematici, quindi dipende un po' da quello che devi fare, però per programmare un applicativo, fare una gestione clienti, per fare sono che si faccia dei gestionali, ma ovviamente degli applicativi di un certo tipo non è necessario. Una formazione almeno in matematica. È chiaro che adesso il mio cellulare qui c'è, quindi lo vedo. Adesso vado ad attivare la piattaforma. Forse così parte anche. Adesso vedo anche questo. Vedo anche. Finalmente vedo anche il mio telefono a video. Quindi proviamo a fare un deploy, a lanciarlo su. Dubito che andrà più che altro perché adesso che ci penso. Un buon problem solving si esercita. Sì, cioè ci sono comunque dei siti che aiutano. Mi ricordo Code School, qualcuno dove come dire, ti fanno fare un po' di esercizi su magari numeri, caratteri, un po' di logica servono quelli. Sì, è più logica che matematica, quindi per fortuna, perché altrimenti sarei spacciato. Non prendevo dei quattro che fumavano, purtroppo, soprattutto prima del diploma, quindi. Allora, ci mette un pochino perché deve trasferire l'applicazione e poi non si vedrà bene perché non ho allineato i controlli. Cioè, li ho messi in posizione fissa, quindi secondo me quando andiamo a far vedere a video. E poi andiamo a recuperare la parola dal web, quindi se non abbiamo attivato l'ha richiesto coding game, non so cos'è di preciso, cos'è fallito, che problema c'ha, che vuoi, can deploy, sapevo che c'aveva qualche menata, cos'è che non è ben formato? Invalid token. Secondo me il problema è nelle risorse, mi sa. Comunque, niente, dovrei. Che faccio? Proviamo un'altra piattaforma, ma secondo me il problema è proprio quello. Potrebbe essere il formato del file di risorsa, qualcosa del genere. Non ho effettivamente programmato con multiplatform Sì, lì ci sono, ma io non le sopporto molto quelle challenge lì perché andare a raffinare il codice per renderlo più veloce facendo il lavoro che alla fine è il lavoro che oggi un compilatore ti fa abbastanza tranquillamente, quindi non. Sì, cioè, non, è ovvio che è una cosa ingegneristica, è un conto, però a livello applicativo io sono dell'idea, che è anche un po' il motivo per cui lo dico sempre aperto in quel canale, che chiunque possa programmare, quindi. Ah, 64 bit funziona ancora forse, vedo che sta deployando della roba, a meno che non scoppi alla fine, come ho fatto prima. Esatto, quindi c'è qualcosa che non gli piace sulla parte finale, però ok. Questo vale per tutte le applicazioni, perché magari se lo fa per tutto è un problema di configurazione, altrimenti può esserci qualche altra cosa da. Quindi game divertente, già nei problemi di livello intermedio, trovo dei problemi, non so come scrivere alcuni algoritmi. Sì, cioè finché si parla di algoritmi anche un po' furbini,
secondo me è una cosa valida. Quando diventano troppo ottimizzanti, o a parte che si sceglie una pletora di linguaggi, alcune cose vengono meglio con uno o con l'altro. Allora, fammi provare, adesso metto un button qui dentro, basta che sia, e vado sulla piattaforma Android, provo a fare il deploy di questa roba qui, vediamo se lo fa con tutte le applicazioni, se lo fa solo con la mia, altrimenti può darsi che sia una questione della delle risorse che sono da... ci pensa su o l'SDK non configurato, anche perché non ho installato da poco, questa è una versione nuova. Se volete sperimentare con questo ambiente, c'è nel link che vi ho girato prima la versione community, che si può scaricare gratuitamente e... qui mi sembra che faccia tutto. No, fallisce anche qui, quindi c'è qualcosa da sistemare nell'SDK, quindi il problema non è nella mia applicazione, ma è generico dal punto di vista SDK Manager Page. I tool sembrano tutti a posto, quindi mi sembrano tutti a posto, che diavolo può essere? Qui c'è OpenJDK, devo verificare l'installazione, quindi... Ok, devo verificare l'installazione, quindi non riesco a fare il demo su Android, anche se garantisco che quando vuole, quando si sente bene, funziona, ma in questo caso non è stato, anche perché ci ho già deployato diverse applicazioni in passato. Poi qui è rimasto un po' bloccato, cos'è? Ah, ok, cioè, forse qualcuna è anche addirittura ancora qua dentro, questa l'applicazione del porcello. Questa però la trovate su YouTube, il porcello che fa il verso. C'è un demo di un'applicazione, come fare applicazioni peer to peer, praticamente estendendo un'applicazione desktop con un'applicazione mobile, e c'è questo porcello che si collega alla porcilaia, c'è una clip anche sul canale, ma c'è un video su YouTube con tutta la tecnologia e il demo che abbiamo fatto, un po' di user onboarding, abbiamo fatto delle app mobile dove abbiamo messo le intro, quindi abbiamo fatto un sacco di cosine. Ok, quindi io quasi faccio una bella cosa, ovvero esco di qua, sono le nostre immagini dell'impiccato, quindi abbiamo un po', siamo riusciti comunque nell'intento di almeno di concludere il gioco. Adesso vado in cambio schermata, così è un pochino più comoda da gestire, visto che ormai siamo in streaming da forse 3 ore, quindi questa volta abbiamo fatto un sacco di 1-1 in binario. Sì, ma alcuni esercizi sono interessanti, sono utili, più che altro ci si abitua, come dire, ad avere un problema da risolvere, e soprattutto se devi fare l'esercizio, cioè o ti aiuti e quindi fai delle ricerche, oppure non... Sì, le immagini le ho fatte io con... Cioè, no, le immagini ho preso il cestino con vuoto, ho preso l'omino e poi ho preso le cartacce. Poi pian pianino ho iniziato a fare le varianti, cioè a replicare le cartacce,
e quindi c'è praticamente il cestino, gli ho tolto la parte davanti per metterci qualcosa in mezzo e ho fatto le varie. Ma non è un modo comunque efficiente, perché l'ideale sarebbe fare questa cosa proprio da programma, cioè avere magari un bitmap della cartaccia e dire la riempio dinamicamente nel layer tra l'omino e la cartaccia per avere sempre il cestino più pieno, solo che, come dire, non era. È chiaro che con tutte queste cose ci vorrebbero altro che 3 appuntamenti a finire il gioco. L'obiettivo era far vedere intanto com'è più o meno l'approccio TDD fatto in maniera molto semplice, cioè iniziando a scrivere un po' di gioco, mettendo giù dei test, fino ad arrivare ad avere il programma che funziona senza praticamente interfaccia grafica, cosa che invece, cioè, molte altre implementazioni che ho visto, la logica era quasi tutta nel click del pulsante, quindi quella non è una buona cosa, perché ovviamente quella logica lì ti rimarrà molto legata all'applicazione che scrivi, VCL, eccetera. Lui lo dà in string. Vi siete intrippati con questo esercizio. E quindi, come dire, era per far vedere i vantaggi che ci sono ad utilizzare una metodologia che molti, diciamo, evitano, ma in realtà ha la sua utilità e la sua efficacia, soprattutto su certe applicazioni che si prestano in modo particolare. È chiaro che se devo fare data entry di nomi e cognomi da una griglia dentro un database, è inutile che mi metta a fare una cosa del genere, perché è un approccio che magari in quel caso non ha molto senso, a meno che quei dati non siano, come tanti altri dati, tutte risorse con delle regole di validazione, con, come dire, una serie di logiche anche abbastanza estese, con integrazioni di servizi esterni, eccetera, eccetera. Allora a quel punto non convenga magari un API da fare o un sistema complesso da costruire. A quel punto inizio, come dire, in quel modo, perché mi consente di essere più elastico. Però è chiaro che se è un prototipo, io posso sempre partire con qualcosa di tradizionale, molto visuale, però tenere le cose separate è molto efficace, perché quella logica di game che ho scritto non ha nulla a che vedere con praticamente né con la VCL né con FireMonkey, perché usa l'RTL di Delphi, che è cross platform, cross device, cioè è indipendente, e volendo potremmo trasformarlo in un API e prendere dei comandi che iniziano e finiscono il gioco e giocano, o una console o un'applicazione di qualsiasi tipo, quindi. Sei un po' troppo cattivo con te stesso. No, vabbè, comunque no, non sempre sono così facili. A volte le cose che vediamo qua sono sicuramente molto più semplici da questo punto di vista. Quindi, dopodiché abbiamo agganciato un po' di interfaccia grafica, però senza, come dire, particolari problematiche, nel senso che ormai il gioco potevamo dire di averlo sviluppato e di averlo anche testato, quindi è anche un po' quello il bello. E qualunque modifica dobbiamo andare a fare, soprattutto integrazione, oltre a quello ci fa in modo di tenere la logica strutturata in un certo modo, ce la fa mantenere, perché altrimenti non saremmo in grado più di testarla così come stiamo facendo ora. Quindi, cioè, ha i suoi vantaggi effettivamente di TDD, quindi, come dire, da quel punto di vista vale la pena considerarlo, se non proprio in maniera rigida, anche come abbiamo fatto noi, cioè si vede un po' il vantaggio di costruirci delle applicazioni, quindi. Ragnarok è rimasto nel. A volte comunque potrebbero anche essere non chiare le enunciazioni, perché vogliono fare delle cose un po' troppo complesse, quindi io lì, più che fare quegli esercizi, direi, se uno vuole studiarsi una tecnologia o così, come in questo caso io mi sono inventato questo gioco, uno può inventarsi un'applicazione, un gioco, un'utilità, un qualcosa per conto suo.
e provare a realizzarla con una delle tecnologie che gli piacciono e vedere cosa riesce a fare. E a quel punto, cioè, se riesci a ottenere un qualcosa che per te stesso, per qualcuno, può avere una sorta di utilità, è che ne so, il fantacalcio, quelle cose lì, di solito si usano questi espedienti. Chiaramente, cioè, uno può divertirsi senza necessariamente valutarsi in termini di sopprogrammare o non sopprogrammare, facendo degli esercizi di coding che sì, sono carini a livello di algoritmo, ma sono anche un po' sterili, cioè sono degli esercizi che alla fine, quando li hai fatti, dici: vabbè, ok, quindi a questo punto che stiamo a fare? Cioè, perché sì, lo fai per prendere dimestichezza, però sì, molto spesso se devi fare un colloquio e vuoi mostrare che sei riuscito a ottimizzare certe cose, anche in quel caso lì può essere utile, però alla fine dei conti, cioè, non è che poi, come dire, penso che inizia e finisca lì, quindi non starei a farci troppe, a farmi troppe problematiche da quel punto di vista lì. Poi a volte anch'io, anche più semplici, non riesco a farli, quindi preferisco delle cose come quella di stasera o altre cose che abbiamo sviluppato nelle settimane scorse proprio sul canale, perché almeno si vede qualcosa. Cioè, ci ho fatto ad esempio un memory, ho fatto un memory su grande schermo con delle foto, in questo caso di attori, ma l'avevo usato in un matrimonio con foto degli amici, dello sposo, quindi cioè, si possono creare delle cose anche carine, anche utili, un quiz, cioè si possono fare delle cose anche carine senza mettersi negli algoritmi. L'importante comunque è averci la mentalità e quindi, come dire, saltarci fuori, capire un po' quello che c'è da fare, ma sì, poi alla fine inizia e finisce lì, quindi. Dunque, che possiamo fare? Quindi il gioco l'abbiamo fatto, possiamo ritenerci soddisfatti, forse, almeno io sono soddisfatto poi dopo. La cosa che guardavo è se c'era qualcuno online a cui fare eventualmente un ride, ma vedo che abbiamo fatto un orario tardi quasi anche per gli sviluppatori, che di solito sono, è che non so quanti siamo, qui 17, ma è sempre un po' variabile, quindi potremmo andare serata Metroid, guardavo un po', c'è gente che gioca tutto andare. Adesso provo a fare un ride questo utente che gioca con un'Amiga 600, quindi non so se qualcuno di voi. Quali linguaggi puoi utilizzare nelle live? Allora, io fino ad oggi ho usato Delphi perché era poco, cioè JavaScript ce ne sono già, gente che parla di .NET c'è già, quindi ho iniziato con quello e ho proseguito perché secondo me ha molte potenzialità, come si può vedere anche dal punto di vista di piattaforme indirizzate, di linguaggio comunque chiaro e molto molto leggibile, e di solito, come dire, chi passa per caso nelle live o non è aggiornato, non sa che ci sono, che c'è, cioè, un prodotto che viene mantenuto, quindi non è aggiornato come lo è su altri prodotti, su altri tool di sviluppo, con questo così come lo è con altri. Quindi, però io lavoro abitualmente con .NET, con C Sharp, qualcosa di Java l'ho fatto, con JavaScript ho tenuto un corso all'inizio di questa settimana su React, quindi però so che ci sono già dei canali che ne parlano, qualcosa di Angular, quindi a me diciamo che in generale piace tutto della programmazione, quindi difficilmente mi fossilizzo su. Mi piacerebbe adesso approfondire il discorso di Python, però quello lo sto facendo un po' per conto mio, più che altro perché ci sono delle possibilità interessanti di integrazione, appunto, sempre con Delphi, facendo la logica in JavaScript. Non ti do torto perché, pur piacendomi, l'altro giorno ho scritto un pezzo di codice, cioè, riguardandolo, pensando a quello che ho scritto ad esempio stasera, cioè funzionava e non sapevo perché, no, quello no, però
diciamo, guardandolo ho detto, però non possiamo considerare questa cosa un qualcosa di leggibile, c'è un barbatrucco, ti abitui a vederlo. C, C++ sono molto, ho fatto un driver più o meno 15 anni fa e non lo tocco da 15 anni, non so se... Che l'idea poi è rilassarsi, quindi già scritto lo odio, meno male. C'è già chi streama, essendo poi un linguaggio con cui più o meno si può fare tutto, anche se, come dico sempre io, anche se si può, non è detto che poi si debba, perché le applicazioni che io ho fatte con JavaScript tipo Electron che uso sul desktop, 200 mega, io ho da dedicare a un'applicazione che tiene 200 mega perché dentro c'è un'istanza di Node che gira, che serve un sito più un browser integrato che mi fa vedere un'applicazione web. Cioè, uso Delphi e sono a posto, quindi mi piacerebbe magari fare qualcosa di .NET, anche se c'è già chi ne parla, e poi perché poi se faccio una live di esplorazione, cioè dove mi metto a studiare qualcosa e per definizione non ne so un tubo, allora scelgo un linguaggio ovviamente che voglio imparare, cioè che voglio approfondire, magari tipo Python o così. E se invece parliamo di una cosa su cui, cioè che devo spiegare o comunque spiegare, comunque fare in un certo modo, devo conoscerlo, quindi oppure mi deve piacere, quindi, perché altrimenti fare una live a settimana sulla programmazione diventa dura, anche perché non mi preparo niente, non faccio quasi. Anche perché faccio fare delle slide o delle cose di questo tipo diventa impegnativo, le ho fatte in passato, però cioè deve essere proprio una cosa un po' leggerina. Poi è chiaro che se riesco a trovare un format anche più leggero, dove non abbiamo un progetto ma si sperimenta un po' così, l'ho già fatto, si può riprovare a fare, quindi ci sono delle proposte. Ah, sempre questa maglietta che è troppo stretta, ma mi piace troppo, Dark Side. Quello di dire che è bello comunque. Infatti, devo adesso lì devo approfondirlo più che altro per tutta la questione legata al machine learning e all'intelligenza artificiale, su cui c'è un mondo che effettivamente vale la pena tenere d'occhio, molto d'occhio, perché io fino ad oggi ho usato dei servizi già pronti, però mi piacerebbe anche capire un po' di più di come si va a vedere, a utilizzare certe librerie, quindi mi piacerebbe vederlo un po' meglio. Che dire, niente, io ringrazio chi è stato presente fino ad ora, così adesso provo a vedere se riesco a lanciare un ride da qui, anche se siamo rimasti in pochini, ma diciamo che comunque è sempre una cosa che mi piace fare, perché così si saluta anche qualcuno. Grazie per chi c'è stato, adesso vedrò un po' cosa proporre per le prossime live, magari anche se avete qualche idea scrivetela pure, tanto poi i contatti lì ci sono, adesso penserò un po' a qualcosa. Grazie mille Sandro, l'importante è che sia utile, così almeno facciamo un servizio lo facciamo, quindi almeno qualcosa di utile al mondo. No, adesso scherzi a parte, vedremo un attimo anche se con la collaborazione di qualcuno riusciamo a fare qualcosa anche di più carino. Ok, niente, io vi ringrazio di nuovo, preparo il ride, vi do di nuovo la buonanotte e direi che ci vediamo la prossima settimana, quindi ti do il calendario, ma tanto c'è anche il sito Telegram nel caso, così dove metto gli aggiornamenti sugli argomenti. Su LinkedIn intanto li scrivo dappertutto, su Twitter, quindi è sicuramente uno che segue li trovate. Poi vedremo un po' come va. Grazie mille e direi alla prossima. Intanto
Buonanotte a tutti.